Mi sembra sia bloccato. I potenti mezzi della tecnologia. Questo è il bello della diretta, che voglio mandare i consigli per gli acquisti, che vogliamo fare? Oh, no, facciamo il secondo, dai. Facciamo il secondo, subito, non ci mettiamo d'animo. Luigi, sei tu il secondo, alla scoperta dei genomi. Va bene, allora inizio. Un attimo che proviamo a condividere la presentazione. Vedete? Ok, allora ci proviamo. Diciamo che ho voluto cercare di fare una cosa un po' particolare. Diciamo che quando ho cominciato a presentare questa, a ideare questa presentazione, mi sono fatto una domanda e mi sono sorto una serie di curiosità. La mia domanda è stata questa: ci sono alcuni risultati scientifici che vanno facilmente sulla prima pagina dei giornali, altri meno. Uno dei risultati scientifici che più spesso va sulla prima pagina dei giornali è quello relativo al sequenziamento dei genomi. Ad esempio, è capitato anche a noi, non so, quando abbiamo sequenziato il DNA del frumento duro, siamo arrivati ad avere la prima pagina, un titolo del TG1. Ma da osservatore strano questa cosa, mi faccio una serie di domande e vorrei cominciare a fare le domande e darmi qualche risposta in questa presentazione. Ad esempio, la prima cosa che mi chiederei, cosa mi chiedo, ma che cosa abbiamo veramente imparato sequenziando i genomi? Cioè, dire che abbiamo conosciuto i geni è una risposta banale. Cioè, cosa abbiamo imparato? Veramente vale la pena farlo? E poi mi sono tante altre domande, e vorrei cominciare a portarmi in giro in mezzo al genoma e cercando di dare una risposta a queste che sono le mie domande a questa tematica. Ad esempio, quanto è grande un genoma? Cosa c'è dentro un genoma? Dire che dentro un genoma ci sono i geni, guardate, è una risposta banale. Non è così. Quante informazioni servono per determinare un essere vivente? E partendo da queste domande, ho cominciato a curiosare un po' in giro. La prima cosa che volevo fare presente è la dimensione, cioè quanto sono grandi i genomi? Cosa c'entra la dimensione di un genoma con l'evoluzione, con lo sviluppo di un organismo, con la complessità di un organismo? È quello che vedete qua in questa diapositiva, è una serie di specie con la loro dimensione genomica, che sono questi istogrammi verdi, e il numero di cromosomi, che sono questa linea qua blu. Vedete, ad esempio, che l'uomo, che consideriamo come un riferimento, che riteniamo sia una specie complessa, supponiamo almeno, ha un genoma di 3,2 miliardi di basi, parliamo di miliardi di basi, e 46 cromosomi. Però ci sono nelle piante, abbiamo piante, diciamo, con genomi molto più magri dell'uomo. Abbiamo piante come il pioppo, che ha mezzo miliardo di basi, e abbiamo piante effettivamente più complicate, ad esempio le altre specie, il frumento, che è una specie comunque di un certo interesse per l'uomo, che è fatto da 16 miliardi di basi. Allora, c'è qualche relazione tra la dimensione di questi cromosomi e la complessità dell'essere vivente? Possiamo immaginare che un frumento che ha 16 miliardi di basi sia 3 volte più complicato di un orzo che ha solo 5 miliardi di basi? E allo stesso tempo un orzo con 5 miliardi di basi è molto più complicato di un uomo? Allora, chiaramente c'è qualcosa che non quadra. Vediamo di fare qualche passo avanti. Ad esempio, cominciamo a chiederci, in questi grandi genomi, quanti sono i geni che veramente contano? Tutti noi abbiamo imparato che il gene è l'unità funzionale di un genoma, quello che contiene l'informazione. Allora, in questa tabella che ho preso da un lavoro pubblicato alcuni anni fa, dove c'è il confronto fra tante specie, direi di focalizzarci un attimo l'attenzione sulle tre specie che ho indicato in rosso. L'Arabidopsis, che è un sistema modello, una piantina quasi infestante, molto molto piccola, il riso, che è una specie coltivata importante, e il mais, che è un'altra specie coltivata importante e molto diversa. E cominciamo a notare questa colonna. Qui sono indicati il numero di geni di questi genomi e poi la densità genica, che sono i geni ogni 10.000 basi. Però, se vedete, in Arabidopsis hanno trovato 27.228 geni. Per mio C'è qualcuno che ha il microfono aperto e sente un sacco di rumori di fondo. Dicevo che in Arabidopsis qualcuno ha trovato 27.228 geni con una densità genica di 2 geni ogni 10.000 basi. Però se andiamo a vedere il riso,
il riso è una specie un po' più complicata, la durata 40.577 geni e circa un gene ogni 10.000 basi. Ma se andiamo nel mais, che per qualche misura non è sempre comunque una pianta evoluta almeno quanto il riso, in realtà troviamo solo 32.500 geni. E un genoma molto più grande, abbiamo visto prima, che ha quindi una densità genica molto molto bassa, 0,15 geni ogni 10.000, metri quadrati, ogni 10.000 basi. E quindi vedete che la dimensione del genoma non c'entra neanche nulla con il numero di geni che contiene. Il numero dei geni delle varie piante si cambia un po', ma non tantissimo, mentre la dimensione del genoma, come abbiamo visto prima, è molto più grande. Vedete qua ancora in questa tabellina azzurra, vedete che un genoma di mais è 2 miliardi e mezzo e contiene meno geni di un genoma di riso che è solo 400 milioni. La differenza è spiegata da questa colonna, che sono quelli che si chiamano elementi ripetuti o elementi trasponibili. Questi qui sono valori percentuali. Qui vediamo che in Arabidopsis solamente il 18% del DNA del genoma sono elementi trasponibili, nel mais l'80%. Allora, quindi apparentemente non aumenta tanto il numero dei geni, aumenta invece l'intorno del gene, soprattutto questi elementi trasponibili, che sono qualcosa di, se ci pensiamo un attimo, veramente curioso. Gli elementi trasponibili sono di due categorie. Uno si chiamano trasposoni, e che sostanzialmente sono elementi, pezzi di DNA, che hanno la capacità di staccarsi dal DNA e di andarsi a inserire dall'altra parte più o meno a caso. E questa è una cosa, diciamo, non, quando fu scoperta, così fu una rivoluzione nel modo di pensare. Il DNA era visto come qualcosa di immobile, fisso, mentre diciamo, la professora che poi ha scoperto queste cose, ha preso il premio Nobel per la medicina negli anni 50, dimostrò che c'erano pezzi di DNA che saltavano, ma anche sono i retrotrasposoni, che sono pezzi di DNA che sono capaci di produrre una propria copia come RNA e di ricopiare questa copia da un'altra parte. Quindi un retrotrasposone funziona col principio del copy and paste, quindi copia e incolla, mentre un trasposone taglia e incolla. Allora, chiaramente, quando un retrotrasposone si muove, il fatto duplica se stesso. E in termini evolutivi, questa duplicazione non fa altro che ingrassare un genoma, cioè rende un genoma obeso di retrotrasposoni. E infatti nel mais, come nelle altre grandi specie, quello che troviamo, il 90% degli elementi ripetuti sono retrotrasposoni. Nel corso dell'evoluzione ha cominciato a moltiplicarsi. E questo è qualcosa che avviene anche ai giorni nostri. Certo, ha una velocità evolutiva, non è una questione che capita in minuti, però non è bloccato il sistema. I retrotrasposoni si esprimono e intanto creano una nuova copia. Questo mi dà l'idea di come questi genomi siano, come dire, tutt'altro che fissi. Si muovono, diciamo, ha una dinamica che è sorprendente, completamente inattesa fino a 20-30 anni fa. Poi, oltre al diciamo, cioè il numero dei geni, quello che è importante è la funzione del loro gene. Allora, tutte queste persone che si divertono, come il resto faccio io, a sequenziare genomi, cercano di predire la funzione dei geni sulla base della sequenza delle informazioni che si hanno. E in questa tabella vi faccio vedere un po' di dati. Vedete, ad esempio, che qui sono stati elencati i principali geni, cioè le principali categorie di geni, sono i fattori trascrizionali che sono i master switch dello sviluppo, ad esempio, della risposta della pianta. Abbiamo geni di resistenza, abbiamo geni per la biosintesi dei composti chimici, dei patti biosintetici. Ma quello che vedete, se fate un attimo somma, e sommate un po' i numeri, beh, i geni predetti sono una piccola parte dei geni totali, che in questa colonna al massimo si arriva ad avere la predizione di 10-15 mila geni. Quello che vedete rispetto ai geni totali già sono geni predetti, quindi non abbiamo proprio la certezza che siano veramente loro, e comunque i geni predetti sono un terzo dei geni presenti nel genoma al momento. Gli restanti due terzi sono semplicemente una sigla, un nome, un numero, non un nome, e mentre meno una funzione. Questo vi spiega un attimino come anche questo approccio dice: abbiamo sì decifrato tutti i geni, però solamente in pochi casi sappiamo cosa vogliono dire. Conosciamo, come dire, la sequenza del gene, ma non sappiamo che cosa significa. E quindi vedete che il mondo del genoma diventa più complicato di quello che può essere il normale comunicato stampa che passa al telegiornale quando uno sequenza il genoma. Allora, la prima, vediamoci però un'altra questione. Va bene, noi abbiamo 25.000-50.000 geni, che nel caso del frumento, che è un caso particolare, sono arrivati fino a 100.000. E noi sappiamo che almeno il dogma della biologia dice un gene, un RNA, una proteina.
Ma chiediamoci quanti sono gli RNA che sono ritrovati effettivamente, quante le proteine? Le proteine al momento non c'è ancora una vera risposta, ma quanti gli RNA trovati? Questo sì, in qualche misura c'è un po' di risposta. E dovete immaginare che non è vero che un gene produce un solo RNA. C'è un fenomeno che si chiama splicing alternativo, per cui un gene può produrre più di un RNA. Semplicemente componendo in modo diverso diversi esoni di un gene nella formazione di un RNA, quindi una proteina, oppure di un altro RNA, un altro tipo di proteina. Questo fenomeno è tutt'altro che marginale. Guardate, nel frumento, una specie che ho scritto personalmente, rispetto ai 100.000 geni che abbiamo, ci sono stati dimostrati almeno 135.000 RNA. E in realtà esistono molti altri RNA che sono ancora in dubbio, forse sì, forse no. E questa è una delle frontiere oggi della genomica. Cioè, riuscire a capire quanti sono veramente gli RNA di un genoma è una cosa tutt'altro che facile. Ci sono fior fiori di studi, anche noi stiamo impegnati in un paio di attività di questo tipo, per capire esattamente quanti sono gli RNA. Possiamo immaginare di sapere esattamente quanti sono i geni, ma quanti siano gli RNA è un'altra faccenda. Però certamente questo, vuol dire, complica molto di più la situazione. Non abbiamo solo 50.000 geni o 100.000 geni nel frumento, abbiamo molti RNA. Pensate che nell'uomo ci sono geni che sono in grado di codificare con questo meccanismo dello splicing alternativo fino a 20 forme diverse di RNA. Per cui è vero che il genoma dell'uomo ha solamente 25.000 geni, ma il numero di messaggeri che vengono codificati da questi 25.000 geni è veramente grande, molto più grande di 25.000. Vediamo di prendere un primo take home message, un messaggio. Cosa abbiamo imparato? Quello che abbiamo imparato innanzitutto è che il numero di geni delle piante superiori è relativamente costante, quindi che va, non so, da un minimo di 25.000 a 50.000 nella maggior parte dei casi. In alcuni rari casi, tipicamente il frumento, si può arrivare fino a 100.000, mentre la dimensione del genoma è variabile. Passiamo a piante molto piccole, con geni come 100-130 milioni di basi, fino a piante con 16 miliardi di basi. E le sequenze ripetute spiegano questa differenza. E questo è il primo punto, cioè il primo messaggio che abbiamo capito guardando dentro i genomi. A me sorgono altre domande quando vedo queste cose. Tutto quello che non è gene è inutile? Ha rilevanza per la vita? Oppure ogni gene è utile, dal suo punto di vista? Non è detto, come non necessariamente potrebbe essere così. E poi, perché piante simili hanno genomi con dimensioni e numeri di geni molto diversi? Vi faccio vedere un esempio da cui poi partiremo per spiegare questa cosa. Un orzo, 5 miliardi di basi, 35.000 geni. Un frumento duro, 11 miliardi di basi, 66.000 geni. Un frumento tenero, 16 miliardi di basi e 100.000 geni. Ora, adesso sfiderei chiunque di voi a riconoscere ad occhio una pianta di frumento duro e una pianta di frumento tenero. E non ditemi che una è realista e l'altra no, perché non è vero. Ma non è così banale. È evidente che sono due piante estremamente simili, se volete, se li guardate, se li studiate, per il punto di vista di quello che sembrano. Eppure hanno 35.000 geni di diversità. Hanno 5 miliardi di basi di differenza. Allora, a cosa serve aver messo 5 miliardi di basi in più in un frumento meno? Ha un significato? Qual è la dimensione evolutiva di questa cosa? Questa è una domanda, secondo me, tutt'altro che banale, e la cui risposta è, se vogliamo, semplice, però ha delle conseguenze che non sono ancora ben comprese. Partiamo da qualche esempio. In tutto, perché il genoma del frumento è così grande? E questo è chiaro, lo abbiamo capito con lo studio dell'evoluzione, questo sarà chiaro anche probabilmente anche molti di voi, cioè un frumento è quello che si chiama un poliploide, cioè è una pianta che deriva da una serie di ibridazioni tra due specie simili, e duplicazione dei genomi. Quindi nel caso del frumento tenero, nasce il frumento, anzi prima partono tutti da frumenti diploidi, che avevano tutti un genoma di circa 5 miliardi di basi. A un certo punto due di queste specie, si chiamavano Triticuburartum, è una forma di Geoptoides, si sono incrociate tra loro formando un ibrido interspecifico, che è l'equivalente di quello che avete negli animali quando fate un mulo, che è un incrocio fra un cavallo e un asino. Ora, nel caso delle piante che dal punto di vista sessuale sono estremamente flessibili, è possibile avere un incrocio tra due specie diverse ma vicine e dare origine a una progenie fertile, perché c'è un raddoppiamento dei genomi, cosa che il mulo non fa, infatti il mulo è sterile. Quindi in questo caso abbiamo fatto un frumento, che poi è il frumento duro che conosciamo oggi,
che somma i genomi delle due specie di origine. Poi a un certo punto, e questo primo incrocio è successo 500.000 anni fa circa, poi a un altro momento, 8-9.000 anni fa, quindi ieri, un frumento duro si è ibridato con un'altra pianta che si chiamava Egilopstauci e ha sommato i genomi. Quindi si chiama questa forma esaploide, dove ci sono dentro tre diversi genomi. Ciascuno portava 35.000 geni, come quello dell'orto, come quello di molte altre specie, che sono sommati tutti nel frumento. Ok, questo spiega perché il frumento è così grande. Ma ha un significato questa cosa? E questo è un aspetto, diciamo, rilevante. Il frumento è un recente, cioè, poliploide, perché si è generato pochi migliaia di anni fa. Già nel frumento, noi amiamo fare questi fantastici grafici a cerchio, dove si rappresenta tutto e il contrario di tutto. Però diciamo che per semplificare faccio un allargamento e vediamo di concentrarci su alcune cose che vorrei farvi notare. Ogni segmento rappresenta un cromosoma, ok? Quindi questo è il cromosoma 1A, 1B, 1D. Queste righe che vedete in fondo collegano geni quasi uguali o molto simili. Quindi vedete che i geni del cromosoma 1A hanno una similitudine quasi perfetta con i geni del cromosoma 1B e a loro volta con i geni del cromosoma 1D. Quindi questo è spiegabile perché tre genomi di sono tre coppie per ogni gene. Quindi non è così, non è un caso che succede spesso, quindi sono tre coppie per ogni gene. Tuttavia, non è che tutte queste tre coppie sono completamente attive come fossero ciascuna per casa propria. Mettere insieme tre genomi implica immediatamente delle interazioni tra i genomi e molto frequentemente delle tre coppie di un gene solamente due o una sono attive. Ci sono meccanismi di silenziamento che si attivano immediatamente quando fai l'ibridazione. E quindi tu hai, da un lato, tre coppie per ogni gene. In alcuni casi tutte e tre le coppie funzionano, in altri casi non funzionano tutte e tre le coppie. Però comunque c'è del materiale genetico che è a disposizione per ulteriori eventi evolutivi. Quindi uno di questi geni potrebbe essere modificato, senza questo poi impatti realmente sulla vita della pianta, perché come dicevo, in realtà ne basterebbe una coppia per far funzionare la pianta. Questo vi dicevo è il frumento, che è un evento di poliploide recente. Ma poi, sequenziando domani, a un certo punto ci siamo imbattati in un sequenziamento di un mais. Il sequenziamento di un mais è un aspetto curioso, perché il mais, che noi consideriamo una pianta diploide, quindi a tutti gli effetti ha due serie di cromosomi e basta, in realtà è un antico poliploide. Come si fa a scoprire questo? Sempre con lo stesso principio. Quando è stato sequenziato il mais, poi hanno preso tutti i geni di mais e hanno fatto un confronto di ogni gene contro tutti gli altri. E ci si è resi conto che molti dei geni di mais contengono hanno una copia non esattamente uguale, ma molto simile nel genoma. E queste righe che vedete qua in questo grafico, ancora una volta, collegano geni che sono simili tra di loro. E vedete che quasi ogni segno ha una sua copia da qualche parte. Ovviamente questo è stato possibile, è stato compreso solamente oggi che c'è la possibilità di sequenziare e confrontare esattamente le sequenze. Quindi rendete conto che questo suggerisce che una volta, e in particolare dove una volta significa 5 milioni di anni fa, il mais era di fatto una pianta di tetraploide, come oggi un frumento duro, che poi a furia di evolversi, di perdere qualche pezzo, di riassettarsi, è la pianta quasi diploide, che era il mais di oggi. Dove però ci sono tracce dell'antico poliploide una volta. Questo è un caso complesso, capite? Non è così semplice, però il vero senso di tutto questo lavoro è che quello che è emerso nello studio dei genomi è che l'evoluzione, uno dei più forti motori dell'evoluzione, è il fatto che a un certo punto nell'evoluzione delle piante si hanno delle intere duplicazioni di genomi, ad esempio formando degli ibridi, attraverso la funzione di ibridi, e quindi si crea un'enormità di materiale genetico che è a disposizione dell'evoluzione, che piano piano lo modella, lo riarrangia, lo riduce, e alla fine forma un'altra specie di diploide, che a sua volta entra in un altro di duplicazione cromosomica o genomica e riprende la cosa. Alcune delle specie di oggi sono frutto di due o tre eventi di duplicazione genomica e successiva selezione. Nel caso della vite,
ci sono stati identificati ben due eventi in passato di duplicazione genomica, che ciascuno è stato la base di un successivo livello di evoluzione. Quindi vedete che il genoma, sono estremamente plastici in termini evolutivi, raddoppiano, pian piano si smagriscono, si riorganizzano, si semplificano, poi magari entrano in un altro ciclo di duplicazione e così via, fino ad avere quello che ne vediamo oggi. È chiaro che appena duplicato i due genomi si vedono molto bene, se invece andiamo a vedere i genomi che sono stati duplicati milioni di anni fa, solamente gli studi bioinformatici riescono a mettere in evidenza e non sono così evidenti dal punto di vista genetico. Però questa idea qua mi dà ancora questo tipo di risultato vi dà ancora bene l'idea di come i genomi siano qualcosa che si muovono in continuo, non sono tutt'altro che fermi, si evolvono, hanno una serie di sussulti evolutivi anche estremamente forti. Ma adesso vorrei lasciarvi con un ultimo concetto importante. Quali sono, come si fa, uno che legge il genoma e confronta varietà diverse, cosa trova? Cioè, quali sono le differenze fra le varietà? Noi parliamo tutti di biodiversità, ci mettiamo la bocca del più diverso che bello, e poi ci possiamo chiedere che cos'è che c'è dietro due piante diverse. Se io sequenzo due piante diverse, che cosa trovo? Allora, io ho cominciato a fare queste cose, trovo due tipologie di variazioni. Quelle più ovvie, quelle più, diciamo, attese, che erano queste variazioni di piccole modifiche, ad esempio una mutazione, che cambia una A, una G, una T, tipiche mutazioni puntiformi, oppure delle piccole inserzioni o piccole deviazioni, cioè due o tre basi in più in un certo punto, due basi in meno in un altro punto e così via, che sono tipiche mutazioni che sono molto frequenti, frequentissime, e sono quelle che danno origine anche a caratteri particolarmente interessanti e utili. Cioè queste mutazioni di fatto determinano la formazione di due forme di uno stesso gene, quindi li chiamiamo alleli, tipicamente gli studi di Mendel, ma due alleli sono due forme diverse dello stesso gene. Così due alleli sono quelli che controllano l'altezza delle piante di frumento, due alleli sono quelli che controllano la pigmentazione della polpa della pesca, o due alleli sono quelli che controllano il numero di petali in questo fiore. E su questa piccola mutazione gioca moltissimo il miglioramento genetico biotecnologico moderno. Tutto quello che sentirete dopo, la biotecnologia, il genome editing, tende a sfruttare queste piccole differenze in geni chiave. Ovviamente le differenze sono tantissime in un genoma, però solamente quelle che sono in geni chiave, in posti chiave, danno origine a un fenotipo, cioè un carattere nuovo. Ed è chiaro che il miglioramento genetico va alla ricerca di queste, però a fronte di pochissime mutazioni che danno un importante impatto fenotipico, ci sono milioni di mutazioni del tutto silenti, ad effetto nullo. Sono differenze sul genoma, ma come dicevo, il genoma a un certo punto è molto tamponato, per cui molte differenze non hanno quasi nessun effetto. Però poi, sequenziando sempre varietà diverse, a un certo punto ci si è imbattuto in questa situazione. Ci si è imbattuto in varietà che non solo presentavano differenze di qualche base, piccole mutazioni, ma che presentavano differenze di larghissimi tratti di DNA, che erano completamente assenti o completamente presenti in più coppie nelle diverse specie. In questo modello, diciamo, teorico, se abbiamo una varietà di riferimento, geni ABCD, possiamo trovare varietà della stessa specie in cui un intero gene è perso, oppure varietà della stessa specie dove lo stesso gene è presente in due coppie, quattro, cinque coppie e così via. Questi sono, vanno sotto il nome di copy number variation o presence absence variation. Sono regioni intere di DNA che spariscono, interi geni che sono spariti o che sono duplicati, e duplicati anche molte volte. E questo è un concetto che cozza contro l'idea di un genoma fisso con tot geni. Ed è qualcosa che è una rivoluzione nel modo di pensare al genoma. Guardate, questa prima cosa fu scoperta nel 2003. Fino al 2003 nessuno pensava che ci potesse essere delle enormi differenze tra un genoma e l'altro. E oggi pian piano si stanno acquisendo queste dimensioni, sono veramente enormità, cioè interi gruppi di geni che sono assenti o presenti in una pianta rispetto a un'altra della stessa specie. Tanto per dare un'idea dei numeri, vabbè, certo, se questo qua è vero, se questa cosa che ho detto qua è vero, ed è vero perché pian piano sperimentalmente mi è stato dimostrato, vi rifaccio questa domanda: ma allora quanti geni ha una specie? Cioè, secondo voi, questi numeri di cui ho parlato all'inizio, che abbiamo dato come oro colato fino adesso, che il riso ha 40.557 geni, è proprio vero? È proprio vero che abbiamo questo numero di geni esatto in tutte le varietà di riso?
alla luce di quello che ho appena detto, del fatto che sequenziando qualche varietà si possono trovare enormi differenze, interi pezzi di DNA presenti e assenti, questo potrebbe non essere vero. Ed infatti non è vero. Nasce una nuova idea adesso, quello che si occupa di genomica in questi ultimi anni non parla più di genomi, ma parla di una cosa che si chiama pangenoma. Cos'è il pangenoma? Diciamo che uno sequenzia, in questo cartoon molto elementare, abbiamo due varietà, una blu e una verde, uno sequenza per intero la varietà blu, trova circa 2000 geni, sequenza per intero la varietà verde, trova circa 2000 geni, ma poi quando fa il confronto fra i geni della varietà blu e quella della varietà verde, trova che solamente una parte del gene è uguale, cioè è condivisa da entrambi. E poi fa una serie di geni, e parliamo di geni, veramente geni funzionanti, non di piccoli pezzi di DNA, che sono solamente nella blu o solamente nella verde. Allora, oggi con la parola pangenoma si intende l'insieme di tutti i geni di una specie, cioè di quelli comuni e di quelli specifici. E quanto è grande un pangenoma? Diciamo che una dimensione esatta al momento non c'è ancora per molte specie, però forse il sistema più avanzato è questo qua del riso. Nel riso hanno sequenziato 3.000 accessioni, 3.000 varietà, landresi, un po' di tutti i tipi, selvatici, coltivati, così via. Allora, vi ricordate che fino a due diapositive fa ho giurato con voi che il riso contiene 40.577 geni. Ecco, lì sta scritto nella pubblicazione nel testo sacro del genoma del riso, dove hanno trovato quei geni, sequenziando una varietà specifica. Bene, questi qua che hanno sequenziato 3.000 varietà di riso, hanno trovato che in totale il riso ha quasi 51.000 geni, e di questi 51.000 geni, 23.000, cioè il 47%, è comune a tutte le 3.000 linee sequenziate. Poi ce n'è un certo numero, circa 5.000, che è comune a quasi tutte le linee sequenziate, qua almeno il 99% delle linee, e poi ci sono ben 22.000 geni che sono presenti solamente in una quota parte delle linee sequenziate. E questi evidentemente sono geni specifici. Allora capite che in tutto questo, quello che emerge ancora è l'idea che il genoma è tutt'altro che qualcosa di fisso, bello, chiaro, catalogabile, descrivibile semplicemente. Tutt'altro, tutta una cosa molto in evoluzione. E il take home message adesso è il totale dei geni di una specie superiore ai geni di una singola varietà. E come vi dicevo, le varietà non differiscono tra loro per avere forme diverse dello stesso gene, gli alleli sono i geni di Mendel, quello quando parlava dei piselli verdi e gialli, parlava di due forme dello stesso gene. Ma ci sono anche un numero diverso di geni o un numero diverso di copie dello stesso gene. E se questo è vero, che è certamente vero, che sarà dimostrato, allora vi faccio una domanda. Quando si incrociano due piante, allora andiamo a incrociare individui che nemmeno hanno lo stesso numero di geni e che hanno geni molto diversi tra di loro. Quindi guardate che un incrocio, cioè un polline che va su un ovario, produce un frutto e un seme, questo seme che dà origine a una pianta figlia, ha una struttura genomica che è largamente, che è significativamente diversa da quella dei suoi genitori, non perché semplicemente è un po' dell'uno o un po' dell'altro, ma ha pezzi che vengono solamente da una parte e pezzi che vengono solamente dall'altra. Tanto per dare un'idea di quanto sono grandi queste differenze, nel mais si stima che, non so, il 10% del genoma può essere presence-absence, presente o assente, considerando due linee. E quindi ogni incrocio è una rivoluzione genomica. Parliamo di tanti pezzi di DNA che in modo del tutto incontrollato o inconsapevole per l'uomo vanno e vengono da una pianta con l'altra. Quindi le piccole modifiche apportate al bilancio genico fanno ridere a confronto di queste vagonate di modifiche, queste enormi modifiche che vengono indotte quando si fa un normalissimo incrocio, quando la pianta naturalmente si incrocia. Chiudo con il take home message finale e la mia conclusione è che i genomi che vedete sono estremamente plastici. E sono estremamente plastici perché, ad esempio, tollerano geni in eccesso. Tipicamente nelle forme di poliploidi abbiamo che ci sono molte più copie di geni di quelle che forse sono strettamente necessarie. Tant'è che alcuni geni, in alcuni casi, l'effetto dose porta a un danno alla pianta. Se voi vedete, soprattutto l'effetto dose dei geni che controllano lo sviluppo, ad esempio, non è detto che sono sempre positivi. E in questo caso, la pianta stessa, cioè il meccanismo evolutivo che controlla la duplicazione del genoma, porta a silenziare questi geni. Per cui delle tre coppie, ad esempio dei fattori trascrizionali che controllano lo sviluppo,
Molto frequentemente delle tre coppie che sono presenti nei genomi esaploidi come il frumento, solo una funziona veramente. Le altre due vengono silenziate o comunque limitate moltissimo, con un meccanismo di controllo transgenomico che è alla base del fatto per cui un frumento sta benissimo nonostante abbia il triplo di tutti i geni. Poi questi geni sono ricchi di elementi trasponibili che si muovono ancora oggi. Quindi si continuano a muovere piano piano, con una certa velocità, in certe condizioni più di altre. Però quindi è che non è che tutt'altro che fisso. Cioè, abbiamo dentro un milione di copie di elementi che saltano. Non stiamo parlando di un genoma che è, come dire, colpito nella pietra. Quasi sempre esiste una ridondanza genica. Questo vuol dire che per la stessa funzione, se ci sono più geni, più copie di geni simili, oppure geni che fanno funzione, che hanno un'attività molto simile. Questo significa che molte volte quando un gene viene perso, o perché viene distrutto la mutazione, oppure semplicemente viene proprio eliminato evolutivamente, non necessariamente c'è un effetto negativo. Cioè i genomi da un lato tollerano geni in eccesso, ma dall'altra parte tollerano anche l'assenza di qualche gene. E quello che frequentemente è stato notato è che molti di questi geni extra che sono presenti o assenti in un individuo, molto spesso sono coppie di ridondanza genica. Per questo individui possono essere perfettamente uguali avendo o non avendo un gene. Perché il genoma è plastico e al suo tempo molto tamponato. E quindi la perdita di un gene può non causare alcun difetto. Questo è molto frequente nelle forme poliploidi, un po' meno nelle forme diploidi, però è un caso molto frequente. E non è un caso raro, anzi è un caso decisamente è più frequente che non c'è per nessun difetto quando si distrugge un gene, piuttosto che i casi in cui si ha un effetto. È chiaro che chi si occupa del miglioramento genetico o va alla ricerca dei casi in cui c'è un effetto, e quelli con un effetto si vedono mentre gli altri non si vedono. Però statisticamente sono molto maggiori le mutazioni che non fanno nulla, anche se distruggono un gene, semplicemente perché il sistema è così tamponato ed è così plastico, che un gene in più, un gene in meno, forse non cambia niente. Quindi perché sequenziare i genomi? Secondo me bisogna sequenziare i genomi perché serve a capire come funzionano e come sono evoluti gli esseri viventi. C'è una conoscenza, una capacità di interpretare l'evoluzione che non ha paragone rispetto a quello che abbiamo avuto, che abbiamo avuto fino adesso, che abbiamo avuto prima del sequenziamento. Il sequenziamento poi è uno strumento diagnostico del singolo individuo ed è predittivo delle generazioni future. Quindi capite, un strumento diagnostico è quello che usano in medicina. Medicina, adesso in molti ospedali, per certe malattie la diagnosi è basata sul sequenziamento del DNA. La diagnosi non la fa il medico che ti visita, lo fa l'operatore che si sequenzia il DNA. Ed è predittivo delle generazioni future, quindi per uno che vuole un miglioramento genetico, che di fatto per definizione è la costruzione delle generazioni future, un sistema predittivo è perfetto. E ovviamente direi, consente di identificare i geni, ma questo è quello che appare così come primo acchito quando chi vi parla di genoma dice abbiamo identificato, abbiamo decodificato i geni. Direi che questo è l'ultimo aspetto di quello che abbiamo imparato. Abbiamo imparato molto di più e forse i geni che abbiamo identificato sono ancora troppo pochi. In realtà quello che abbiamo veramente imparato è capire come un genoma sia un aspetto, una dimensione dinamica e in continua evoluzione. E in tutto questo contesto del genoma, cosa fa il miglioramento genetico? Il miglioramento genetico seleziona piante, ma sulla base di pochi caratteri rispetto alla complessità del genoma. Se voi vedete chi si occupa di miglioramento genetico, vi dice, vai, io voglio piante alte, evolutive, resistenti a questo, resistenti a quell'altro, alla fine dei 40-50 mila geni che ci sono nel genoma di una pianta, ben pochi sono direttamente oggetto di selezione. Tuttavia, ovviamente sono quelli che hanno un carattere fenotipico importante, tuttavia, anche se il resto non è oggetto di selezione diretta, questa selezione si trascina dietro tutto quello che si chiama il background genetico. E quindi un miglioramento genetico opera in un grande background genetico che è ancora largamente indefinito e che è estremamente plastico ed estremamente, diciamo, dinamico, e in questo mare magnum di DNA che si muove e che si evolve, uno va a fissare alcuni caratteri che sono quelli che determinano la capacità produttiva di una pianta e quindi sono di particolare interesse per noi. E con questo finisco, spero di avervi dato un'idea un po' della complessità delle cose. Se avete domande, diciamo sì, per essere in tempo, possiamo farle. Cristina, a te. Sì.
Sì, direi che senz'altro le domande dei nostri professori sono assolutamente gradite. Una volta tanto sono loro ad alzare la mano a chiedere a fine lezione se ci sono punti oscuri o da chiarire o se avete curiosità o perplessità. Per cui prego, basta che alzate la mano con l'iconcina o insomma mi date una voce o è tutto chiaro e possiamo andare avanti. Ditemi voi. No, Luigi, mi sembra di capire che tu sia stato estremamente esaustivo. Ah, ecco, no, Almerinda, prego Almerinda. Però devi toglierti il microfono dal silenzio. Esatto, no, volevo complimentarmi perché questa presentazione l'ho trovata estremamente interessante, piena di spunti di riflessione, soprattutto per noi che lavoriamo con i ragazzi su dei testi che sono un po', diciamo, che hanno un'impostazione della biotecnologia molto antica e quindi è chiaro che già è una scienza moderna che poi tra l'altro viene, come dire, riportata sui testi con la vecchia impostazione, quindi per noi è stata veramente una cosa molto molto interessante, anzi diciamo ci auguriamo di avere a disposizione queste slide o almeno qualche, diciamo, qualche spunto per poter poi riferire ai nostri studenti le stesse diciamo osservazioni che ci sono state fornite. Quindi mi volevo complimentare più che chiedere perché è stata chiarissima la sua esposizione. Mi complimento. Beh, penso i complimenti, no Luigi, facciano sempre piacere al di là di tutto. Allora andiamo avanti perché sennò i nostri professori che vengono immagino da una mattinata di lezione non vedranno l'ora di andare diciamo poi a concretizzare. Allora Teodoro, adesso ci sei, possiamo contare su di te? Sono, scusate per prima, ma ho dovuto riavviare il computer che si è bloccato al momento giusto. A proposito di vegetali, no Teodoro, visto che sennò giustamente bisogna fare le cose fatte per bene con grande parità, Luigi è stato protagonista del TG1 col grande collordo, tu ci sei andato col pomodoro, quindi siamo a posto, abbiamo coperto tutto. Prego Teodoro, adesso Teodoro diciamo ci farà un viaggio alle premesse di questo progetto e del miglioramento genetico. Prego Teodoro. Sì, allora un attimo che condivido lo schermo. Abbiate fede, se non viene subito riprovate che prima o poi la condivisione arriva. No, ecco qua. Vedete? Si vede? Sì, si vede, si vede, si vede. Di Teams. Va bene. Allora, buonasera a tutti. Allora, io cercherò adesso, vi parlerò di miglioramento genetico, cioè collegandomi per alcune cose a quelle che diceva il dottor Cattivelli e cercando anche di inserire, di vedere le cose secondo uno sviluppo storico temporale, sia delle tecnologie e che poi in realtà seguirà per le cose più recenti la dottoressa Cardone. Il miglioramento genetico, in realtà prima di vedere che cos'è il miglioramento genetico e come lo si fa, come lo si è fatto negli anni, come si è sviluppato, io volevo fare con voi alcune riflessioni del perché è necessario il miglioramento genetico. Ora, questo grafico riporta un po' lo sviluppo demografico, l'incremento di popolazione negli ultimi anni con una proiezione al 2025, in realtà è un grafico un po' vecchio, adesso ci siamo Scusate, ma il grafico io non lo vedo solo io? Non si vede. No, infatti accetti che ci sia la condivisione. Grazie, professore. Non vedete niente? No. Ah, bene. Un attimo. C'era la condivisione? Sì, prima c'era, ma vedevamo la sua schermata di... Allora, rifacciamo... Allora, ora adesso ecco là. Okay. Adesso
Perfetto. Ok. Allora, stavo dicendo, in questo grafico si può vedere come è aumentata con una proiezione al 2025 la popolazione nel mondo, ma quello che anche si può vedere è che in realtà questo incremento non è omogeneo, ma c'è un aumento soprattutto nei paesi in via di sviluppo e soprattutto un aumento della popolazione urbana rispetto a quella rurale. Questo vuol dire non solo quindi che c'è uno stress diciamo sull'agricoltura e sulla produzione agricola, una maggior richiesta di cibo, ma anche diciamo problemi, questo implica problemi di distribuzione, problemi di e anche di come cambia l'alimentazione nel corso degli anni, nel corso del tempo, insomma. Ora in realtà l'agricoltura però anche, oltre che subire lo stress dell'aumento della popolazione, in realtà l'agricoltura è un fattore critico per l'ambiente per diversi aspetti, per quanto riguarda il consumo di acqua, per quanto riguarda il consumo di suolo, per quanto riguarda l'inquinamento ambientale. E in questo grafico, in particolare in basso a sinistra, la risorsa suolo è una risorsa che nel tempo, questi sono gli ettari di terreno coltivabile per persona nel mondo, si va a ridurre. Un altro concetto che viene fuori da questo grafico, che non è recente, ma diciamo spiega bene un po' la situazione, in alto è la superficie equivalente destinata all'agricoltura negli Stati Uniti, cioè questa qui in chiaro rispetto al totale della superficie degli Stati Uniti, e questa sarebbe la superficie se la produttività di oggi fosse quella dei livelli del 1929. Quindi avremmo bisogno per produrre la stessa quantità di prodotti agricoli, sia per l'alimentazione sia per altri usi, di una superficie molto superiore. Dove la troveremmo questa superficie? La troveremmo a scapito di zone naturali, foreste, parchi o pascoli, perché altre aree sono impegnate per altri usi che non possono essere destinati a nuovi usi agricoli. Questa anche è una diapositiva non molto aggiornata, però diciamo che fondamentalmente i numeri sono questi, cioè in realtà rispetto a una produzione potenziale di 100, la produzione reale è 40, si perde ben il 60% durante la coltivazione a causa di malattie, di stress abiotici, di terreni non sufficientemente fertili e così via. Un'altra problematica è quella legata agli aspetti qualitativi. Queste sono i deficit di ferro, di vitamina A, di iodio in diverse aree del mondo, soprattutto in paesi diciamo in via di sviluppo. Quindi sicuramente in questi paesi ben 3 miliardi di persone soffrono di carenze nutrizionali. Infine, un altro aspetto che bisogna considerare è che anche all'interno di una stessa coltura, come per esempio il pomodoro, ci sono, soprattutto nelle agricolture più avanzate, nei sistemi alimentari più avanzati, una diversificazione degli usi, per cui in realtà parlare di pomodoro in realtà dice poco, perché noi abbiamo un pomodoro da mensa, un pomodoro da industria, il pomodoro per altre utilizzazioni. E questo, diciamo, è quindi c'è una richiesta di una forte diversificazione di varietà o di tipologie per la produzione, per l'uso alimentare. Tutto ciò considerato, quindi, quali sono gli obiettivi che noi ci poniamo? Ora, per soddisfare tutte queste diverse esigenze, forse da come si può intuire, aumentare la superficie coltivabile non è una soluzione, o perlomeno non è la soluzione ottimale. In realtà, un obiettivo più realistico e forse, a pensarci bene, più sostenibile nel tempo, è quella che appunto si chiama di cercare di produrre, come dicono gli inglesi, more with less, di più con meno, cioè il concetto dell'intensificazione sostenibile.
Questo concetto vuol dire aumentare l'efficienza produttiva delle piante, selezionare piante resistenti ai patogeni e ai parassiti, ridurre l'uso di antiparassitari, selezionare varietà tolleranti agli stress ambientali e più efficienti nell'uso delle risorse come acqua oppure nutrienti del terreno, e quindi questo comporta una riduzione dell'uso di questi prodotti. Selezionare delle varietà adatte al trasporto, cioè se la popolazione vive in città ci deve essere da qualche altra parte qualcuno che produce, questi prodotti devono essere trasportati conservandone il valore, tutte le caratteristiche nutrizionali, organolettiche e così via. Bisogna selezionare varietà per usi diversi, migliorare il valore nutrizionale organolettico e allo stesso tempo sviluppare delle tecniche agronomiche di difesa più sostenibili. Tutto questo affinché si possa produrre quello che serve e anche di più di quello che oggi c'è, però gravando meno sull'uso delle risorse. Ora, qual è il ruolo della genetica e delle biotecnologie per raggiungere questi obiettivi? Allora, io ora appunto qui comincio un poco a parlare del miglioramento genetico, comincio a parlare forse però di qualcosa che è venuto prima del miglioramento genetico, cioè i processi di domesticazione. Ora, molti probabilmente sanno che il pomodoro, nonostante venga oggi considerata una specie, una cultura tradizionale italiana, in realtà è una cultura che è arrivata non molto tempo fa, dopo la scoperta dell'America. Il progenitore selvatico del pomodoro era presente, era in Centro America. E ora, che cosa è successo nella fase di passaggio dal pomodoro selvatico, il progenitore selvatico, alla varietà coltivata? Ora, fondamentalmente tre cose. La prima cosa, appunto, come dicevo, ma accennavo, è il processo di domesticazione dei progenitori selvatici. La migrazione di queste forme domesticate, che si sono domesticate nelle zone di origine, poi in altre zone, e infine il miglioramento genetico. Ora, questo non vale ovviamente solo per il pomodoro, ma vale per tutte le specie, ed è spesso difficile, qui vediamo delle zucche, vediamo il mais, la lattuga, la melanzana, il riso, il grano, è molto difficile certe volte riconoscere, guardando i progenitori selvatici, le specie, le forme coltivate. Ora, nel processo di domesticazione ci sono varie cose, i frutti sono diventati più carnosi, di maggiori dimensioni, sono scomparsi dei composti tossici presenti ai progenitori selvatici, questa è una cosa che avviene per esempio nei cereali o nei legumi, i semi maturi non vengono più dispersi nell'ambiente ma vengono conservati sulla pianta. Ovviamente questo, perché tutte questi caratteri che hanno un'utilità in un ambiente selvatico poi di fatto la perdono, addirittura sono negativi in un ambiente coltivato. Ora, tutte le varietà che oggi noi conosciamo nelle diverse specie sono state ottenute attraverso prima un processo di domesticazione e poi di miglioramento genetico. Il processo per selezionare, creare la diversità e selezionare le piante migliori, ci sono diversi processi, ma un concetto fondamentale è che per poter fare sia, per poter essere avvenuta la domesticazione e poi il miglioramento genetico, è importante il concetto della variabilità genetica. Cosa c'è alla base della variabilità genetica? Alla base della variabilità genetica ci sono le mutazioni. Qui io vi mostro un esempio di mutazioni, cosiddette mutazioni geniche, cioè cambiamento di una singola base nel DNA, però come abbiamo visto, come ricordava il dottor Cattivelli, ci sono anche delle mutazioni più grandi, mutazioni di presenza, assenza di geni, mutazioni nel numero di copie. La cosa importante è che però tutte queste mutazioni sono alla base della variabilità genetica, la quale a sua volta è condizio sine qua non per poter operare una selezione. Oggi, grazie anche alle conoscenze sui genomi e alle tecnologie di analisi dei genomi, sono conosciute, questo è un esempio in pomodoro, che è una delle specie più studiate, ma oramai queste conoscenze si stanno accumulando in diverse specie, sono conosciute delle mutazioni coinvolte per esempio nello sviluppo del frutto,
cioè mutazioni che a partire dal progenitore selvatico più vicino al pomodoro coltivato, il Solanum pipinellifolium, e poi si è passati attraverso il processo di domesticazione alla, alla varietà cerasiforme del Lycopersicum e quindi alla Lycopersicum, varietà Lycopersicum, che è il pomodoro che oggi conosciamo, e queste mutazioni sono tutte mutazioni coinvolte nello sviluppo del frutto. Alcune sono comparse nella prima fase di domesticazione, alcune sono comparse e sono state selezionate nella seconda fase del miglioramento genetico. In questo processo la dimensione del frutto di pomodoro è aumentata di circa 100 volte. Ora, parlando invece, entrando un pochino più nello specifico del miglioramento genetico, ora, quando noi osserviamo delle varietà, osserviamo delle qualsiasi di specie diverse, noi in realtà stiamo osservando quello che si chiama il fenotipo, cioè i caratteri esteriori, visibili di un individuo. Ma questa, l'espressione di questi caratteri dipendono sostanzialmente da due fattori, il genotipo, cioè l'insieme dei caratteri ereditari, e l'ambiente, le condizioni pedoclimatiche, le pratiche culturali, e dall'interazione tra questi due. Quindi il miglioramento genetico, diciamo, si interessa di cambiare in qualche maniera l'insieme di questi caratteri, l'insieme dei geni, quindi il genotipo, che è alla base dell'espressione del fenotipo. Il miglioramento genetico è un processo continuo, in una fase noi aumentiamo la variabilità, ora vedremo come, in un'altra fase la riduciamo, perché selezioniamo all'interno di una popolazione eterogenea quelle che sono i tipi migliori. Alcuni di questi tipi migliori poi diventeranno delle varietà. Ora, visto in un altro modo, a livello, diciamo, cromosomico ideale, questo, se noi abbiamo all'inizio una variabilità dispersa in individui diversi, in varietà diverse, queste sono 8, l'obiettivo del miglioramento genetico qual è? Quello di combinare in una maniera il più precisa possibile, il più controllata possibile, alcuni pezzi dei cromosomi, quindi alcuni geni che erano in una varietà insieme ai geni che sono in un'altra varietà, perché diciamo che qui ci sono dei geni rossi, alcuni sono buoni, alcuni sono cattivi, lo stesso qui, combinandoli si cerca di trovare qui in fondo quella che è la combinazione migliore. Ora, il miglioramento genetico ovviamente si è evoluto nel tempo. In questo grafico io ho cercato di rappresentare quella che è stata l'evoluzione in tre grandi fasi. Una prima fase premendeliana, prima che Mendel scoprisse le leggi dell'ereditarietà, le famose leggi di Mendel, diciamo c'era un breeding intuitivo in cui dall'inizio dell'agricoltura in poi l'uomo ha individuato, selezionandole su una base visuale, fenotipica, le piante migliori e poi ha portato avanti quelle piante lì. Da quando Mendel ha scoperto le leggi, ma in realtà da quando le leggi di Mendel sono state riscoperte, che come sapete è avvenuto qualche decennio dopo, la pubblicazione di Mendel del 1865, dall'inizio del Novecento è cominciata una seconda fase, mentre in questa prima fase, diciamo, era un breeding intuitivo in quanto non si sapeva assolutamente che cosa voleva dire l'ereditarietà, che cosa volevano dire, insomma, le conoscenze genetiche. Dopo la riscoperta delle leggi di Mendel si è cominciato a fare un breeding invece più razionale, basato all'inizio sugli incroci, come vedremo, poi c'è stato, diciamo, dagli anni 60 in poi la mutagenesi, quindi l'integrazione delle tecniche di coltura in vitro, e tutte queste, diciamo, questa fase qui, fino quindi all'inizio degli anni 80, è tutto un miglioramento genetico più o meno integrato, ma basato tutto, cioè in assenza di conoscenze di biologia molecolare, di conoscenze molecolari. Diciamo che poi invece con la transgenesi, la selezione assistita a marcatori molecolari, il genome sequencing e così via, fino alle nuove tecniche del genome editing,
Invece tutte queste tecnologie si basano sulle conoscenze a livello molecolare. Io mi concentrerò più su queste, poi Maria Francesca svilupperà più queste altre tecnologie. Ora, guardando anche quest'altro grafico, in realtà quindi di nuovo il miglioramento genetico possiamo pensare a una selezione artificiale senza le conoscenze dell'incrocio e delle leggi che determinano poi il risultato di un incrocio, a partire dal Novecento, l'incrocio e poi quindi delle integrazioni di tecnologie di laboratorio. Questo è quello che si per selezione naturale, no? Che cosa vuol dire la selezione in popolazioni naturali? Popolazioni naturali, dicevo, da quasi subito l'uomo, quando ha cominciato a coltivare o comunque anche in popolazioni naturali piante, ha individuato le piante migliori, ha raccolto i semi da queste piante migliori e le ha propagate così in maniera massale, come si dice. Un grande passo avanti di questo è quando si è capito che in realtà non solo era importante selezionare le piante migliori, ma era anche importante dare un valore ad alcune piante guardando la progenie di queste piante. Questo è un grande passo rispetto a prima, perché in questa maniera, selezionando la progenie di piante che deriva da queste e confrontandole con un'altra progenie, si andava a vedere il valore cosiddetto genetico, genotipico delle piante selezionate in questa generazione. Quindi non soltanto il valore fenotipico, perché noi qui abbiamo effettivamente la quota di variabilità che viene trasmessa alle progenie. Ma il grande passo avanti che c'è stato è stato quando si è cominciati a capire il valore dell'incrocio e la possibilità di lavorare sulle progenie che derivavano da incroci derivati. Questo è stato possibile farlo soltanto dopo che Mendel aveva scoperto che se si incrociavano dei piselli gialli e lisci con dei piselli verdi e rugosi, era possibile generare dei nuovi tipi di piselli, in cui c'era una ricombinazione dei caratteri di un genitore con i caratteri dell'altro. Per cui, oltre i tipi parentali gialli e lisci e verdi e rugosi, Mendel osservava dei piselli verdi e lisci, oppure dei piselli gialli e rugosi. Ora, in realtà Mendel non sapeva bene, Mendel aveva avuto una grande fantasia, una grande capacità di, interpretare questi risultati semplicemente con dei simboli, con dei rapporti, rapporti matematici, aritmetici nelle progenie nei rapporti tra i diversi tipi. Un altro passo avanti importante è stato di stabilire poi le basi cromosomiche di questa variabilità che Mendel osservava. Fondamentalmente alla base di questo cosa c'è? Di questa variabilità nuova che Mendel osservava? C'è la meiosi, cioè quando le piante, così come negli animali, arrivano alla fase riproduttiva, durante la meiosi i cromosomi parentali si ridistribuiscono casualmente, i cromosomi parentali inoltre ricombinano tra di loro, per cui avremo dei cromosomi che hanno pezzi di un cromosoma parentale e pezzi dell'altro, e poi questi si riassortiscono nei gameti in maniera casuale. Tutto questo è estremamente importante per generare quella nuova variabilità genetica che porta appunto alla selezione, alla possibilità, alla comparsa di nuovi fenotipi e quindi alla possibilità di selezionare quelli migliori, di scegliere quelli migliori e di scartare quelli peggiori. Ora quindi in realtà l'incrocio è un grande gioco di mescolamento e di ricombinazione di tutti quanti i geni che ci sono. Con l'incrocio si combinano in maniera casuale molti geni alla volta, e tra tutti i prodotti ottenuti bisogna selezionare quello migliore, ad esempio questo che potrebbe poi evolvere in una nuova varietà. Ma oltre ai geni di interesse sono trasferiti anche geni non desiderati,
questo processo che qui è molto semplice, no, in realtà non lo è così semplice come vedremo, è un processo lungo, tedioso, e non sempre il risultato è garantito, non sempre si ritrova una ricombinazione, una combinazione di caratteri, che vuol dire una combinazione di geni ottimale. E in più, questo incrocio è possibile soltanto tra varietà sessualmente compatibili, per cui se qui non ci sono geni di interesse, nessuno dei prodotti li conterrà. Una variante dell'incrocio è il cosiddetto reincrocio, dove una varietà si reincrocia sempre sulla stessa, questa è la varietà ricorrente, questa è la varietà donatrice, alla fine avremo una varietà, un genotipo che ha la maggior parte di geni e di caratteri della varietà ricorrente e qualche gene della varietà donatrice. C'è ancora il problema che però insieme al carattere utile, per esempio questo qui che potrebbe essere un gene, ci sono dei geni strettamente associati che potrebbero essere negativi che però ce li portiamo appresso. Quando parlavo di un processo lungo e tedioso intendevo questo. Questo è uno schema, per esempio, di un programma di miglioramento genetico e di selezione per cereali, ma vale per tutte le altre specie, sicuramente in specie i cereali sono a ciclo annuale, in specie con cicli più lunghi è ancora più complicato, oppure se ci sono altri problemi, ma come possiamo vedere qui, ci vogliono, ognuna di queste generazioni è un anno, si devono fare 800 incroci, all'inizio si hanno, da questi 800 incroci deriva una popolazione di 2 milioni di piante, piano piano si selezionano all'inizio per alcune caratteristiche, poi dopo per altre, praticamente 11 anni, partendo da 800, da 2 milioni di piante su cui fare la selezione, perché la selezione comincia qui, praticamente si è per arrivare a una varietà. Un altro problema del miglioramento genetico è che durante il processo di domesticazione del processo di miglioramento genetico, in realtà la variabilità genetica, c'è stato un effetto imbuto, per cui la variabilità genetica, che è rappresentata da questi quadrati di colore diverso, si è andata progressivamente ridotta. Per cui se io ho una varietà qui, voglio migliorare questa varietà e posso, devo, cioè, dove vado a prendere dei nuovi geni? Per esempio se mi serve un gene rosso, perché porta una caratteristica utile, la devo andare a riprendere nelle specie selvatiche oppure nei primi forme domesticate. Ma questo processo non è sempre semplice, perché nel concetto di gene pool noi abbiamo, se abbiamo una varietà qui, una specie, possiamo trovare geni utili e incrociarla solo con specie vicine che appartengono al gene pool, si dice secondario, primario, secondario, terziario. Oltre questo non è possibile andare, perché e anche passare, utilizzare genitori imparentati del gene pool terziario, bisogna poi, vedremo adesso, integrare, utilizzare delle tecniche che aiutano questo processo. Per cui diciamo che il concetto del gene pool è una guida, da un lato una guida e dall'altro un'esemplificazione di quelle che sono le limitazioni dovute alle incroci. Ciò nonostante, il miglioramento genetico è un processo stato molto utile nel corso degli anni. Nel miglioramento genetico diciamo convenzionale, quello della metà degli anni del Novecento, fino agli anni 60 e 70, la cosiddetta rivoluzione verde, soprattutto nei paesi di sviluppo, sono state selezionate delle varietà, da quando è cominciato l'incrocio in poi, come vedete, delle varietà che hanno sicuramente, c'è stato un grande aumento della produttività. Un altro risultato del miglioramento genetico cosiddetto convenzionale sono stati gli ibridi F1, che sono stati inizialmente sviluppati in mais a partire dagli anni 30, 1930, ma successivamente trasferiti come tecnologia in tutte le altre specie. Oggi anche tutte le specie ortive, pomodoro, peperone, sono ibridi F1. Ora, che cos'è un ibrido F1? Un ibrido F1 è una varietà che deriva da un incrocio tra due linee, tra due genitori
che in ogni, per ogni locus praticamente differiscono in maniera contrastante. Cioè qui ci sono quello che diceva prima il dottor Cattivelli, l'allele A grande, l'altra varietà nello stesso posto del cromosoma c'ha l'allele A piccolo. Se invece questa ha l'allele B piccolo, questa c'ha l'allele B grande e così via. Nei libri di F1 cosa succede? Avremo un allele che deriva da un genitore A grande, l'altro allele che deriva dal genitore 2 A piccolo e così via. Cioè avremo quella che si chiama eterozigosi a tutti i loci. Questo fenomeno è molto importante, quello è una situazione a livello genetico, molecolare. A livello fenotipico si è visto che i libri di F1, questa è la produzione di mais come è aumentata a partire dagli anni 30 in poi, perché? Perché si ha il fenomeno del vigore ibrido, cioè il ibrido F1 è migliore di entrambi i genitori. Questo sia per lo sviluppo vegetativo, sia per esempio vedete qui una spiga di mais dell'ibrido F1 tra i due genitori. Ora, dicevo, negli anni 60, 1960, 70, così, c'è stato una... Si è cominciato a utilizzare delle tecnologie diverse di miglioramento genetico, cioè delle tecnologie che si basavano sull'impiego di mutagini chimici o mutagini fisici per aumentare la frequenza di mutazioni. Il concetto qual era? Che mentre nell'incrocio noi praticamente ricombiniamo tutto, riassembliamo tutto, mescoliamo geni di una specie, geni di una varietà con geni di un'altra varietà e poi dobbiamo stare a riselezionare le combinazioni, con la mutagenesi l'idea era quella di, se io ho una varietà che ha un buon valore agronomico, però gli manca una resistenza, per esempio a una malattia, induco delle mutazioni e cerco di ottenere un mutante che ha lo stesso valore agronomico della varietà di partenza e in più la resistenza. Questo non sempre avviene, alcune volte si ottengono, che succede? Si inducono, oltre la mutazione di interesse, si induce anche altre mutazioni, per cui si ottengono dei mutanti che poi bisogna praticamente ripulire, selezionare per arrivare alla varietà di nuovo di partenza con la nuova caratteristica. Anche in questo caso però, nonostante queste difficoltà e questi limiti, il mutation breeding, cioè il miglioramento genetico basato sulle mutazioni, ha avuto molto successo, circa 3200 varietà sono state rilasciate nel corso del tempo in più di 200 specie, per cui sono state ottenute varietà di agrumi senza semi, sono stati ottenuti pompelmi rosa, che è una mutazione di quello in colore, sono stati ottenuti delle mele senza colorazione, e poi per esempio non in maniera diretta, ma in maniera indiretta, cioè per incroci successivi all'induzione di mutazioni, è stato ottenuto il famoso grano duro creso, che è uno dei grani duri più coltivati in Italia, selezionato in Italia negli anni 60 e ha avuto moltissimo successo. Ma in specie diverse, per mutagenesi artificiale, sono stati ottenuti mutanti con caratteristiche agronomiche utili, come potete vedere qui, in pero, in ananas, in pompelmo e così via, in riso, anche caratteristiche qualitative, per esempio in girasole, il contenuto di acidi oleici, di acido oleico, di acido palmitico e così via. Un'altra tecnologia che nel corso del tempo è stata sviluppata, e questo è di nuovo un esempio del pomodoro, è quello di... questo è stato soprattutto un grande successo per quanto riguarda i geni di resistenza alle malattie, è quello, questo è un esempio in pomodoro, cioè è incrociare, andare a cercare questi geni utili nelle specie selvatiche imparentate alla specie coltivata.
Il pomodoro ha una situazione relativamente fortunata perché sono conosciute molte specie selvatiche, molte di queste specie sono più o meno facilmente incrociabili con quella coltivata, per cui tutti i geni che qui le vedete, questi geni di resistenza che portano alla resistenza a patogeni diversi, sono oggi presenti nelle varietà coltivate. Questa ibridazione però, come accennavo prima, non è sempre semplice, tanto più ci allontaniamo dalla specie coltivata dal punto di vista evolutivo, tanto più è difficile fare l'incrocio. Una delle tecnologie, delle biotecnologie che è stata sviluppata negli anni 50-60 è quella cosiddetta dell'embryo rescue, cioè della coltura in vitro degli embrioni, perché quando si incrociano due specie distanti, succede che l'embrione praticamente si inizia a sviluppare ma poi abortisce. Se si preleva questo embrione e lo si fa crescere in vitro su un substrato artificiale, prima che avvenga l'aborto dei semi, praticamente si riesce a ottenere l'ibrido F1 che poi dopo si può ottenere, da cui poi si può ottenere una progenie. L'embryo rescue è stato utilizzato in molte specie, per esempio il pomodoro quando è stato incrociato con peruviano, l'icopersicum peruviano, che è la specie più lontana, in melanzana, in patata, in brassica, in cavolfiore e così via. Non solo, ma l'embryo rescue è stata anche utilizzata per produrre nuove specie, ad esempio il triticale è una specie nuova che deriva da incrocio tra grano e segale, e poi da coltura in vitro degli embrioni, raddoppiamento dei cromosomi e quindi il che a cui accennava anche prima il dottor Cattivelli, e quindi anche questo ha consentito di produrre delle nuove specie che oggi il triticale viene utilizzato soprattutto per alimentazione animale. Un'altra tecnologia cellulare sempre che è stata sviluppata negli anni 70-80 è quella dell'ibridazione somatica. In questo caso praticamente si è saltati completamente rispetto all'incrocio, si è fatto un passo in cui non sono più i gameti che si fondono per dare origine a una nuova cellula, allo zigote che poi dà origine alla pianta, ma praticamente si è fatta la fusione dei protoplasti. Questo è al microscopio, alla fluorescenza, cioè si prendono dei protoplasti con degli stimoli elettrici o degli stimoli chimici, si induce la fusione, poi il protoplasto ibrido si divide, riforma la parete, il protoplasto è una cellula priva di parete, le cellule vegetali hanno la parete, per cui bisogna prima eliminarla, prima di poter fare la fusione, e dopodiché si ha una colonia, e queste sono delle vecchie nostre piante di patata di un ibrido interspecifico somatico che derivava per ibridazione somatica tra la patata coltivata e una specie selvatica non incrociabile sessualmente con la forma coltivata, ma era interessante che portava diverse resistenze. L'ibridazione somatica è stata utilizzata in molte specie, sicuramente in genere solanum, la melanzana, in patata, ma anche nel citrus, cioè negli agrumi o nelle brassicacee, sono state trasferiti diversi caratteri di interesse. Ora, il grosso cambiamento, tutte queste tecniche, l'incrocio convenzionale, l'eliminamento genetico convenzionale o le tecniche di integrate eliminamento genetico convenzionale, in realtà però tutte quante non si basavano, come accennavo all'inizio, non si basano sulle conoscenze molecolari. Il grande cambiamento di prospettiva e poi è stato quello della scoperta della molecola del DNA che è avvenuta nel 1953 e si è capito che il DNA è una sequenza di 4 nucleotidi, come sapete tutti, e peraltro un'altra cosa, una cosa molto importante, in tutti gli organismi è la stessa cosa. In più, i geni sono costituiti, si è capito, successivamente, come erano costituiti i geni, un gene in maniera molto semplificata è costituito da un promotore, una regione codificante e un terminatore. Queste conoscenze, insieme ad altre poi scoperte che hanno gli enzimi di restrizione o altre tecniche che hanno consentito poi di intervenire sul DNA, hanno consentito circa 30 anni dopo la produzione delle piante transgeniche. Ora, le piante transgeniche praticamente è una pianta
in cui noi riusciamo a trasferire mediante delle tecniche di coltivazione in vitro l'utilizzazione, una delle tecniche di utilizzazione di un batterio, l'agrobatterio, che è un batterio che naturalmente fa questo, ingegnerizzato però con un nostro gene di interesse, praticamente si riesce a trasferire questo gene di interesse in una piantina e da questo ottenere una piantina trasformata o transgenica, cioè che contiene tutti i geni di partenza più uno. Questo, la cosa importante qual è? Che due, diciamo, la prima cosa è che questo gene può essere preso da qualsiasi organismo, perché abbiamo detto che questo è fatto di DNA, il DNA è uguale in tutti gli organismi, quindi vengono superate completamente le barriere cosiddette sessuali. La seconda cosa è che noi possiamo ingegnerizzare questo gene, per esempio mettendoci una regione codificante che produce una proteina di interesse con un promotore che fa esprimere questa proteina di interesse soltanto quando è accesa la luce, oppure soltanto nelle foglie e non nelle radici. Quindi, diciamo, questo allarga molto le prospettive di ingegnerizzazione. Un'altra tecnologia sviluppata anni 80, anni 90 è quella dei marcatori molecolari. Io queste cose le accenno adesso tutte quante, poi Maria Francesca le riprenderà meglio. Un marcatore molecolare praticamente è una variazione che io metto in evidenza del DNA, che posso mettere in evidenza con tecnologie diverse. Questi marcatori possono essere associati al gene di interesse, questo giallo. Più sono associati, più è interessante il marcatore, perché io seleziono per questo, ma in realtà mi porto appresso questo. In realtà, poi del tempo si sono scoperti dei marcatori interni al gene, che ovviamente sono quelli più interessanti. Sostanzialmente, i marcatori li possiamo, come se fossero delle bandierine sul genoma vegetale, e questo consente di fare quella che appunto si chiama una selezione assistita da marcatori, MAS in inglese, cioè vuol dire io seleziono il marcatore, ma in realtà indirettamente seleziono l'allele del gene associato a questo marcatore. Infine, il dottor Cativelli ci ha fatto vedere tutte le meraviglie dei genomi vegetali, tutte le diverse cose che oggi conosciamo, diciamo che queste, molte delle conoscenze si sono accumulate dagli anni, dal 2000 in poi, grazie a due tecnologie che si sono incontrate, due scienze. Una è la tecnologia ad alta efficienza per il sequenziamento del DNA e tutte le tecniche di biologia molecolare, le conoscenze di biologia molecolare, e le altre, le analisi bioinformatiche. Grazie a questo è stato possibile acquisire un numero enorme di informazioni strutturali e funzionali di interi genomi vegetali o di singoli geni. Queste conoscenze hanno, diciamo, tre impatti, tre implicazioni diverse. Una è lo sviluppo del cosiddetto genomics assisted breeding, cioè la possibilità di selezionare i genitori e le progenie non più solo a un livello fenotipico, ma a livello molecolare, in maniera precisa, molto più precisa e più mirata, e sulla base di più geni contemporaneamente. Quindi poi ci sono tutta una serie di concetti, di schemi, che però si basano su queste conoscenze. L'altra tecnologia che deriva dalle conoscenze di diversi geni vegetali è quella della cisgenesi. Nella cisgenesi, al contrario della transgenesi, praticamente si trasferisce, dove abbiamo visto noi possiamo prendere un gene da un qualsiasi organismo e trasferirlo modificando il promotore, le sequenze regolatrici. Nella cisgenesi invece noi isoliamo un gene di interesse, per esempio questo giallo qui, oppure questo qui, da una varietà A, e trasferiamo mediante tecniche di trasformazione genetica questo gene nella varietà B, e ottenendo questo prodotto.
Questo gene che trasferiamo, però lo trasferiamo il gene intero, con il suo il gene nativo, diciamo, con il suo promotore, il suo terminatore e la sequenza codificante. Questo di fatto quindi è quello che avviene normalmente con l'incrocio, solo che in questo caso il trasferimento genico è più mirato. Viene trasferito solo il gene desiderato, questo, e non ci sono più, come vi ricordate prima, altri geni associati che semmai potevano avere degli effetti negativi, ma io me li portavo appresso. Una terza area di applicazione delle conoscenze genomiche, quella diciamo più recente, più promettente, è quella del genome editing. In questo caso le conoscenze che noi abbiamo sui geni che codificano i caratteri e le conoscenze a livello di sequenza ci permettono di agire sul DNA direttamente con delle forbici molecolari, cioè con degli enzimi che tagliano il DNA in una particolare modalità, questi enzimi si chiamano nucleasi, e poi ottenere da questi, indurre delle mutazioni o delle piccole delezioni, cioè si perdono delle basi oppure delle sostituzioni di nucleotidi, sostituzioni di basi o delle inserzioni di un gene in una particolare posizione. Quindi noi possiamo individuare la posizione, possiamo agire solo su quel gene, possiamo inserire un gene soltanto in quella posizione o delle piccole mutazioni. Queste sono tutte le nuove frontiere del miglioramento genetico, che poi ora Maria Francesca approfondirà. Io vi ringrazio per l'attenzione, se c'è qualcosa che necessita di chiarimenti sono a disposizione. Grazie Teodoro, veramente un viaggio affascinante che ci ha mostrato le molteplici possibilità che ci si chiudono all'orizzonte, davvero una prateria in questo senso, che dovremo cavalcare con grande responsabilità, diciamo con grande ottimismo nel futuro. Allora direi che andiamo avanti, last but not least, noi abbiamo fatto una cavalleria un po' al contrario, la nostra unica rappresentante del gentil sesso, del sesso forte. Maria Francesca Cardone, prego, creaviti cultura ed enologia. Buonasera a tutti. Allora, intanto cominciamo a condividere. Ne approfitto mentre Maria Francesca condivide per fare qualche comunicazione di servizio. Alla fine di questa relazione, per i pochi coraggiosi che saranno sopravvissuti senza stramazzare e suicidarsi di fronte a questo profluvio di conoscenze scientifiche meraviglioso e molto interessante, daremo una serie di informazioni di servizio relativamente al concorso. Quindi ecco, cercate di, fino alla fine, non ci abbandonate, non abbandonate Maria Francesca. Vedete la presentazione? Vado? La vedete tutti? Mi sentite? Devi avviare lo schermo, Francesca. Devo avviare lo schermo. Ampliare, ampliare. Allora, no, un attimo, perché io sono a schermo. Ah, ok. Allora, li faccio. Ok. Ci siamo? Ok. Perfetto, sì. ci siamo. Allora, eccoci qua. Dunque, dopo il viaggio attraverso il sequenziamento del DNA e i primi passi, chiamiamoli così, del miglioramento genetico, io vi parlerò di come queste conoscenze si combinano tra loro. Essenzialmente, richiamando una delle slide del dottor Cardi, quello di cui vi parlerò io appunto sono le ultime strategie, quelle basate su queste conoscenze. Richiamando il fatto che le strategie cosiddette convenzionali hanno questi tre limiti principali, cioè il fatto che hanno portato ad una graduale riduzione della variabilità entro cui fare la nostra selezione,
il cosiddetto linkage drag, e quindi il fatto che oltre al carattere del di nostro interesse ci portiamo dietro anche degli altri caratteri che non sempre vogliamo, e il fatto che si tratta di strategie piuttosto lunghe, complesse e laboriose, nonché costose, perché ovviamente avete visto dobbiamo portarci avanti e allevare nei nostri campi sperimentali migliaia di piantine per selezionarne una sola. E tanto per ritornare a quanto diceva anche il dottor Cardi, 10 anni per le specie erbacee, ma se parliamo di specie arboree come per esempio la vite, arriviamo anche a 20 anni se non 30. Questi limiti vengono appunto superati grazie a queste nuove strategie, che sono quelle di cui vi parlerò. Quello che cambia sostanzialmente è il punto di vista. Se prima infatti ci si basava essenzialmente sul fenotipo, quindi su quello che è manifesto, che vediamo con i nostri occhi, queste nuove strategie vanno dai geni ai semi, quindi da quello che non vediamo verso un fenotipo che desideriamo o che desideriamo vedere. Questo è possibile da un lato perché l'aumento delle conoscenze sul DNA, tutto quel viaggio che abbiamo fatto insieme con il dottor Cattivelli, ci aiuta sostanzialmente a sapere bene, in maniera molto precisa, che cosa effettivamente dobbiamo migliorare, perché conosciamo le basi molecolari, quindi tutte le analisi funzionali ci permettono di dire esattamente perché un fenotipo è così come lo vediamo e come possiamo arrivare guardando i geni. E poi dall'altro abbiamo le biotecnologie che ci dicono essenzialmente come farlo, ci offrono gli strumenti. Chiaramente parliamo di breeding moderno e includiamo all'interno di questo tecnologie diverse, strategie diverse che si definiscono convenzionalmente come molecular breeding e next generation breeding. Le prime sono quelle che io ho definito metodi a posteriori, perché sostanzialmente, come nel conventional breeding, agiscono su una variabilità e una biodiversità preesistente, che può essere naturale o indotta per mutagenesi chimica e fisica, come abbiamo sentito. E questa include il marker assisted breeding, o MAS, come vi ha detto il dottor Cardi, oppure la genomic selection. Gli altri sono metodi invece estremamente puntuali e precisi, che possiamo definire a priori, perché in questo caso è come se, non come se, siamo noi a indurre la mutazione che vogliamo. E qui includiamo la transgenesi, la cisgenesi e il genome editing. Nelle prime, come ho detto, lavoriamo su una biodiversità preesistente, significa che quello che cambia sostanzialmente è lo step finale. Abbiamo visto che una delle strategie principali è l'incrocio. L'incrocio prevede una serie di fasi fino ad arrivare alla generazione di una popolazione cosiddetta segregante, cioè una popolazione all'interno della quale di individui fratelli, perché partiamo da due genitori, che manifestano in maniera differente il fenotipo di nostro interesse. Il breeding convenzionale agisce a questo punto selezionando sulla base dell'osservazione del fenotipo, quindi di quello che vediamo. E questo ha tutti quei limiti di cui abbiamo parlato prima, soprattutto il fatto che si tratta di un processo lungo, perché dobbiamo aspettare che il fenotipo si manifesti. Nel caso del molecular breeding, questa fase è sostituita da, permettetemi il gioco di parole, l'osservazione di ciò che non vediamo, quindi il DNA. E perché questo? Perché, diciamo, guardando al genotipo in questo caso, noi possiamo comunque predire il fenotipo. Perché questo è possibile? Grazie ai marcatori molecolari, che, come ha detto il dottor Cardi, sono come delle piccole bandierine che identificano dei loci di cui noi conosciamo esattamente la posizione e conosciamo come sono fatti all'interno di una popolazione. E identificano soprattutto delle regioni che sono dette polimorfiche, cioè derivano da quella variabilità di cui vi ha parlato il dottor Cattivelli. Quindi identifichiamo queste regioni specifiche. E come le utilizziamo? Sostanzialmente l'assunto è che, come ha detto il
dottor Cardi, seguendo un marcatore possiamo prevedere e vedere in maniera affidabile il fenotipo che manifesterà quell'individuo. E questo si basa essenzialmente sulle leggi di Mendel, perché sappiamo che quando due loci sono strettamente associati, fisicamente associati l'uno all'altro, questi verranno ereditati insieme nella progenie. Allora, se io sto guardando un marcatore fisicamente associato ad un fenotipo, ad un tratto, carattere, come lo vogliamo chiamare, che mi interessa migliorare, che quindi mi interessa vedere nella popolazione, seguendo il marcatore io automaticamente seguirò il mio fenotipo. Praticamente che cosa facciamo? Riprendiamo l'incrocio e ipotizziamo che vogliamo trasferire la resistenza in un genotipo di mio interesse. Quindi voglio rendere una certa piantina suscettibile, una certa varietà suscettibile e resistente. E sono fortunata, sulla base delle analisi del DNA e dei genomi di questa specie, ho identificato il gene che determina questa resistenza e ho vicino a questo carattere quindi un marcatore che in tutte le piantine suscettibili presenta questa forma qui indicata in rosso, mentre in tutte le piantine resistenti è presente in questa forma bianca. Allora che cosa faccio? Invece di andare ad aspettare il fenotipo con tutte le prove connesse che sono estremamente laboriose, io prendo già nei primi stadi del mio programma di breeding le foglioline di queste piante, delle piante derivanti da questo incrocio, e vado a guardare il loro DNA. E a questo punto che cosa vedrò? Vedrò la combinazione di questi due marcatori, perché ovviamente recuperano parte del genoma di un parentale e parte dell'altro. Però di tutti questi, quelli che mi interessano sono quelli che hanno il marcatore uguale al parentale resistente, e quindi questo bianco. Allora io andrò a selezionare soltanto quelle piantine che hanno questo marcatore, e vedete che in una popolazione sono ovviamente una porzione ridotta. Chiaramente questo che cosa mi permette di fare? Mi permette di selezionare in maniera molto più precoce rispetto ai metodi tradizionali soltanto gli individui che mi interessano, e di portare alle successive generazioni solo questi, riducendo notevolmente la popolazione che io devo analizzare, quindi riducendo anche i costi e la fatica connessa a questo programma di breeding. Questa è la situazione più semplice, la situazione in cui il mio carattere è determinato da un unico gene, un carattere appunto monogenico. Peccato che nella maggior parte dei casi i caratteri che interessano il miglioramento genetico in campo agroalimentare sono caratteri di tipo quantitativo, che, come ha detto il dottor Cardi, sono determinati dalla interazione del genotipo e dell'ambiente, e a livello genotipico possono essere determinati anche da più geni. E allora in questo caso che cosa faccio? Non posso più fare la MAS? No, assolutamente no. L'aumento delle conoscenze ci permette di continuare a fare la MAS, perché io posso seguire contemporaneamente più caratteri e più marcatori ad essi associati. L'importante è che io abbia una conoscenza di dove sono questi tratti genotipici e abbia una mappa di marcatori che mi permette di localizzarli. La selezione può essere poi effettuata non soltanto a livello del singolo locus e del singolo marcatore, ovviamente saranno di più se stiamo seguendo più geni, ma posso effettuare anche una selezione cosiddetta di background. In questo caso io vado a guardare l'intorno che c'è vicino al mio marcatore, e questo significa che posso selezionare anche per un intero background genotipico, cioè posso seguire marcatori lungo un certo genotipo e posso effettuare una selezione
selezione sia positiva, cioè selezionare e portarmi avanti solo le piantine che presentano tutti i caratteri di quel genotipo che a me interessano, ma anche una selezione contro, cioè escludere tutti quelli che presentano determinate caratteristiche che io non voglio portarmi dietro. Questo è particolarmente importante proprio nel caso del reincrocio che abbiamo sentito con il dottor Cardi, per cui in questo caso io potrò seguire una serie di marcatori sia del donatore che del parentale ricorrente e ad ogni generazione effettuare una selezione molto precisa, portando avanti per ogni generazione solo quegli individui che realmente mi interessano, cioè che portano i marcatori e quindi i caratteri che a me interessano, riducendo sostanzialmente il problema del linkage drag, quindi via via diventa più preciso. Stessa cosa è accaduta ed è stata realizzata per esempio per ottenere un riso tollerante alle alluvioni. Il riso è una delle coltivazioni di maggiore importanza nelle popolazioni asiatiche per esempio, ma qui molto spesso si verificano alluvioni e il riso, soprattutto le varietà più produttive, non sono tolleranti a queste situazioni di stress, per cui non sopravvivono. Analizzando però i genomi delle varietà a disposizione è stato identificato un cluster di tre geni, quindi un blocco cromosomico contenente tre geni che conferiva ad una certa varietà detta sub 1 tolerant una resistenza alle alluvioni, con un meccanismo tra l'altro anche molto intrigante, perché diciamo la pianta era in grado di sopravvivere sott'acqua sostanzialmente ed era in grado sott'acqua di modificare il suo modo di respirare, passando da una respirazione aerobia ad una respirazione anaerobia e di riportarla alla condizione normale quando l'acqua si ritirava. Questa varietà però ovviamente non aveva il carattere della produttività che invece interessa. Per cui è stato effettuato un programma di reincrocio trasferendo questo cluster di tre geni all'interno di una varietà ad alta resa, quindi con una buona produttività. E infatti questa varietà nuova Swarna sub 1, che include in sé entrambi i caratteri di nostro interesse, oggi rappresenta in India per esempio più di un quarto delle coltivazioni di riso. Un'altra strategia di questo genere molto simile è quella che viene chiamata pyramiding, anche questa l'abbiamo vista con il dottor Cardi e quindi io la richiamo soltanto per dire che in questo caso abbiamo più genitori di interesse, significa che io voglio racchiudere da ciascun individuo una serie, voglio prendere da ciascun individuo una serie di caratteristiche che mi interessano e voglio portarle in un'unica varietà che sarà un idiotipo caratterizzato da più proprietà interessanti. E in questo caso si effettuano una serie di incroci, si parla di pyramiding perché appunto è un programma piramidale, quindi piano piano si portano i caratteri uno dentro l'altro e anche in questo caso se noi effettuiamo quella che ho chiamato selezione da background posso effettivamente seguire contemporaneamente più caratteri per ciascun individuo e in ciascuna generazione e ottenere appunto questo idiotipo. Per esempio, questa è una strategia che viene largamente utilizzata per trasferire i geni di resistenza all'interno di un'unica varietà. Perché questo? Perché le resistenze sono facilmente superate per effetto di evoluzione del microhabitat che si crea tra la pianta ospite e il patogeno. Quello che poi sostanzialmente accade anche all'uomo, diciamo, quando sviluppa le resistenze ad un certo
ad un certo antibiotico. Ecco perché è molto importante avere delle varietà che siano dotate di più resistenze contemporaneamente, e questo si può realizzare oggi con programmi di pyramiding che di fatto sono seguiti da questi marcatori molecolari, perché se non fosse così dovremmo praticamente allevare anche, diciamo, centinaia di migliaia di piantine contemporaneamente per ogni generazione. I vantaggi quindi di questo tipo di strategia sono che si tratta di una strategia piuttosto semplice, che possiamo effettuarla già nelle prime fasi del programma di breeding, come abbiamo detto, e anche, diciamo, allo stadio di plantula. Significa che io posso prevedere il fenotipo molto precocemente e in maniera anche molto affidabile, anche se il gene e quindi la reale causa del mio fenotipo non è nota. Mi basta sapere che esiste un marcatore nel suo intorno, quindi lì vicino. Chiaramente, come ha detto il dottor Cardi, se lo avessimo all'interno saremmo sicuramente più accurati e più precisi. Lo svantaggio è che maggiore il numero di caratteri che seguiamo dal punto di vista molecolare, e più alta è la probabilità di errore in un certo senso, e la probabilità di errore può riguardare sia piante, diciamo individui che sono dei falsi positivi, significa che presentano il marcatore che mi interessa ma poi non manifestano il fenotipo desiderato per effetto, per esempio, di ricombinazione, oppure ci sono i falsi negativi, che è la cosa, diciamo, più critica, perché significa che io non vedo nel genotipo il marcatore di mio interesse, per cui la scarto, ma magari quella è una piantina interessante. E poi perché è tutto il lavoro a monte di identificazione di questi marcatori e di genotipizzazione è chiaramente un processo che deve essere molto accurato, e il marcatore deve essere poi validato in più popolazioni. E questo è stato migliorato anche nel corso del tempo, tant'è vero che oggi si è arrivati a quella che si chiama genomic selection, che è la selezione simultanea di centinaia, migliaia di marcatori molecolari contemporaneamente, ed è resa possibile dal fatto che i sistemi attualmente disponibili di sequenziamento e anche di fenotipizzazione ci permettono di effettuare caratterizzazione genotipica, quindi di mappare centinaia e migliaia di marcatori contemporaneamente. E lo stesso per la fenotipizzazione: con sistemi automatizzati è possibile ridurre i tempi e la laboriosità di questi processi. In questo caso, nel caso della selezione genomica, non andiamo a seguire un unico marcatore, quindi, ma tanti marcatori, e quello che vogliamo vedere è l'effetto complessivo sull'individuo, per cui viene calcolato con metodi matematico-statistici, per cui non ve li ho assolutamente riportati, un valore di breeding, come se noi misurassimo sulla base di quali marcatori e quali combinazioni di marcatori ha ciascun individuo una specie di valore o fitness di ciascun individuo, e poi selezioniamo quelli che hanno questo valore più alto. Ora, questo approccio, diciamo, in ambito vegetale non è stato largamente utilizzato, ma per esempio vi riporto questo esempio nel 2018, in cui è stata realizzata una specifica pipeline, uno schema di lavoro che è in fase di valutazione, per selezionare con questa procedura delle varietà di frumento resistenti al fusarium, che è un patogeno che provoca questo sbiancamento delle spighe.
Ora, in tutti questi procedimenti di cui vi ho parlato, come abbiamo detto, lavoriamo su una biodiversità preesistente, con tutti i problemi legati al gene pool 1, 2 e 3 di cui vi ha parlato il dottor Cardi. Che significa questo? Che in realtà potremmo trovarci nella condizione che il genitore con la caratteristica desiderata non lo troviamo nella popolazione che diciamo è utile per gli incroci. Per esempio, abbiamo una resistenza che vogliamo trasferire, diciamo, ad una pianta di pomodoro, però questa resistenza non è all'interno di un pool genico di individui sessualmente compatibili, ma la troviamo in un'altra specie, per esempio, o addirittura ancora più lontano. In questo caso, che cosa facciamo? In questo caso utilizziamo appunto l'ingegneria genetica. In che modo? L'ingegneria genetica è l'insieme di tutte quelle tecnologie che ci permettono di selezionare il gene di interesse dalla nostra fonte, qualunque sia la specie a questo punto, di tagliuzzarlo e di inserirlo nuovamente nel genoma della specie invece di mio interesse, che io voglio migliorare. E in questo, una volta che si sarà integrato questo frammento di DNA all'interno del genoma della pianta che voglio migliorare, la pianta sarà in grado di esprimere questo gene, di produrre la proteina corrispondente, per esempio, e quindi diventare così come la vogliamo. Tutto questo è partito con la transgenesi, che, come abbiamo già sentito, consiste nel trasferimento di un gene isolato appunto da una specie o anche da un regno completamente diverso e che viene trasferito insieme con le sue regioni regolatrici, proprio per consentire la sua espressione. In questo caso si ottengono quelli che si chiamano comunemente organismi geneticamente modificati. In che modo? L'ingegneria genetica ci permette di inserire questo frammento all'interno di un vettore che, proprio come dice il termine stesso, viene trasferito all'interno prima di cellule batteriche, dove viene replicato, quindi viene clonato, si dice tecnicamente, e poi trasferito all'interno delle nostre piante. Come avviene questo trasferimento? Questo trasferimento sfrutta dei patogeni naturali delle piante come l'agrobatterio. L'agrobatterio è dotato al suo interno appunto di un plasmide e quando infetta la pianta questo plasmide passa attraverso il canale creato diciamo dal batterio, si integra all'interno del genoma della pianta ospite e quindi viene a questo punto replicato e trascritto e tradotto insieme con tutti gli altri geni della pianta, provocando a livello fenotipico queste formazioni, diciamo, tumorali, chiamiamole così. L'uomo allora, con l'ingegneria genetica, ha sfruttato questa capacità del batterio di trasferire materiale genetico nella cellula vegetale e ingegnerizzando il plasmide contenuto all'interno dell'agrobatterium tumefaciens, noi possiamo inserire il nostro gene di interesse e trasferirlo alla nostra pianta. Un metodo alternativo è quello del bombardamento con microproiettili, che consiste nel legare il frammento di DNA che vogliamo trasferire su delle microsfere d'oro che vengono poi letteralmente bombardate, sparate ad altissima velocità sul tessuto della pianta, diciamo, ricevente. All'interno della pianta, queste sfere entrano all'interno della pianta e di nuovo il DNA si integra e verrà a questo punto trascritto e tradotto. Chiaramente da qui alla pianta come arriviamo? Arriviamo grazie all'integrazione, in questo caso è casuale, ovviamente in tutti e due i casi è casuale, sfruttiamo per poter ottenere la nostra pianta la totipotenza delle cellule vegetali, cioè la capacità di ciascuna delle cellule vegetali di rigenerare un'intera pianta. E con le tecniche quindi di coltura in vitro noi possiamo ottenere prima di tutto delle colture di cellule embriogeniche, quindi capaci di generare un'intera pianta, o in questa forma che si chiama callo, oppure sotto forma di protoplasti. E una volta che il trasferimento, quindi la trasformazione, viene realizzata in questa
questa parte, in queste cellule, poi otterremo la piantina capace di esprimere il nostro transgene, che sarà appunto una piantina transgenica. La transgenesi è stata utilizzata con vari scopi, i più diciamo frequenti sono le resistenze agli erbicidi, ai parassiti, agli stress abiotici, ma anche caratteri qualitativi, conservabilità dei frutti o valore nutrizionale. Gli OGM sono ovviamente molto molto diffusi, tant'è vero che se andiamo su Google e digitiamo la parola OGM, viene fuori tutta una marea di informazioni. Queste sono solo le immagini, immaginatevi le informazioni. Tanto per farvi degli esempi molto noti, che sicuramente sono presenti anche sui libri dei vostri studenti, i pomodori che hanno una conservabilità elevata, il più famoso forse è il mais BT, che è capace di sviluppare e di produrre una tossina contro gli insetti, per cui può essere cresciuto senza gli erbicidi, come un po' la soia Roundup contro il glifosato, e la soia peraltro è uno dei cibi geneticamente più modificato negli Stati Uniti, come anche altri cereali, per esempio il Golden Rice, che è il riso ad alto contenuto di beta carotene. Il problema qual è? Lasciamo perdere la parte normativa, che sicuramente ci ha bombardato e ci bombarda ogni giorno su questo. Sappiamo che in Italia non è possibile coltivare per scopi commerciali nessuna pianta OGM. E i problemi dal punto di vista, diciamo, scientifico sono che noi stiamo trasferendo un intero gene con tutte le sue regioni regolatorie a monte e a valle, che possiamo definire, permettetemi il termine, alieno, quindi un qualcosa che non appartiene alla nostra specie. E siccome si inserisce in maniera del tutto casuale, come abbiamo detto, effettivamente i problemi a livello genetico potrebbero insorgere, nonostante quella ridondanza di cui vi ha parlato il dottor Cattivelli. Inoltre possiamo solo aggiungere dei geni, ma non sostituire o mutare dei geni preesistenti, e poi tutti i dubbi sull'impatto sulla salute, ambiente e economia di cui avrete sicuramente sentito parlare. Anche in questo caso, però, di necessità virtù, la scienza si è messa all'opera per cercare delle strategie alternative, e le ha trovate nelle nuove tecnologie, anche definite tecnologie di evoluzione assistita. Non a caso, e poi lo capiremo. E queste sono, per esempio, la cisgenesi e l'intragenesi, in cui il trasferimento avviene a partire da un G-pool di quelli 1, 2 o 3 di cui ha parlato il dottor Cardi, cioè all'interno di individui sessualmente compatibili. Quindi il cisgene è essenzialmente un gene che viene trasferito in maniera identica a come è organizzato nella specie nella varietà di appartenenza, con tutte le sue sequenze regolatrici nello stesso orientamento. Si parla invece di intragenesi quando questo gene è un po' un patchwork di geni diversi, ma sempre presi da specie sessualmente compatibili. E la tecnologia è sempre la stessa, quella dell'ingegneria genetica, per cui diciamo l'unico problema che abbiamo in questo caso è che comunque avremo una parte del vettore che rimane all'interno del genoma. Però è importante osservare che in questo caso noi stiamo trasferendo qualcosa che potrebbe essere trasferito anche tramite incrocio convenzionale, e forse in maniera anche diciamo più precisa dell'incrocio
vaccinazione convenzionale, perché una varietà cisgenica resistente, per esempio, differisce dalla varietà originale per circa un gene su 35-40.000, mentre una varietà resistente ottenuta mediante reincrocio differisce dalla varietà originale per 5-10% dei geni. Quindi stiamo parlando di una situazione anche abbastanza diversa, cioè sono più simili cisgeni che non le varietà ottenute tramite reincrocio. Questo per dire sostanzialmente che la cisgenesi in pratica ci permette di massimizzare quello che potremmo ottenere con l'incrocio convenzionale, massimizzarlo non soltanto in termini di riduzione di tempi e conseguentemente costi, ma anche di riduzione del linkage drag, quindi di portarci dietro solo quello che realmente vogliamo. E rispetto invece alla transgenesi, comunque riduce il problema dell'inserimento di DNA estraneo, perché appartiene comunque alla stessa specie, per cui lo sconvolgimento che otterremmo è lo stesso che otteniamo normalmente con un incrocio, se non di meno, come abbiamo visto. L'ultima frontiera è rappresentata dal genome editing. Il genome editing è l'ultima frontiera ed è quella forse più promettente, perché non comporta alcun inserimento di DNA estraneo, ma semplicemente la correzione di ciò che è già presente all'interno del DNA del nostro, della nostra specie, ma anche della nostra varietà. Quindi tutte le altre caratteristiche, tutto il resto del background genotipico rimane tal quale, può rimanere tal quale. E le possibilità essenzialmente sono due: possiamo o indurre dei piccoli cambiamenti in siti specifici, quelli che noi vogliamo, e questo generalmente porta alla inattivazione di un gene, quindi vogliamo spegnere un certo gene, perché diciamo, lo spegnimento ci permette di ottenere il fenotipo che vogliamo. Oppure possiamo sostituirlo o parte di questo con un altro pezzo di DNA che porta però alla variante che a noi interessa. Ora, questo è un tipo di mutagenesi sostanzialmente, però io l'ho definita biologica perché è biologica, avviene come se avvenisse nell'arco dell'evoluzione. E le mutazioni infatti sono del tutto irriconoscibili da quelle che avverrebbero in maniera del tutto naturale. Ecco perché si parla di tecnologie di evoluzione assistita. Qui c'è un link ad un video su YouTube, diciamo, abbastanza esplicativo su come funziona questa tecnologia. In sintesi, come funziona? Sfrutta i meccanismi di riparo del DNA. Noi sappiamo che per effetto di forze esogene o endogene il DNA può essere danneggiato, per esempio le radiazioni ionizzanti. E che succede a questo DNA? Il DNA si rompe in un certo punto. A questo punto, allarme rosso, interviene il nostro sistema di riparo. E che cosa fa? Ripara la rottura sostanzialmente, e ha due strade per poterlo fare. O in assenza di una sequenza donatrice, e quindi senza uno stampo, senza una toppa, diciamo così, e questo però, e questo processo si chiama non homologous end joining, oppure attraverso l'utilizzo di uno stampo, e quindi per ricombinazione. In entrambi i casi il processo non è preciso, per cui insorgono delle mutazioni, che possono essere deleziioni in un caso, ma anche mutazioni puntiformi o inserzioni. L'editing genomico, le strategie di editing genomico utilizzano, sfruttano questo meccanismo, e sfruttano soprattutto l'esistenza di enzimi chiamati forbici molecolari, che sono capaci di tagliare il DNA, cioè innescano tutto il meccanismo che vi ho appena detto. Tra queste ce ne sono alcune che si chiamano site directed nucleasi, che sono praticamente capaci di tagliare il DNA in un sito specifico quando vengono guidate su quel punto esatto.
E che cosa fanno? Quindi, diciamo, in questo modo abbiamo la possibilità di guidare il taglio nel punto desiderato e di innescare appunto i due meccanismi. E a seconda di come agiscono, si distinguono poi in queste tre forme. Ora, tra queste, le più conosciute oggi sono quelle del sistema CRISPR-Cas. Le Cas, appunto, sono le proteine che sono associate a questo sistema CRISPR e che sono state identificate da queste due scienziate che hanno quest'anno vinto il premio Nobel. Proprio per questa scoperta. Si tratta di un meccanismo di difesa procariotico che può essere però sfruttato a nostro vantaggio. Perché? Perché questo sistema è dotato appunto di una proteina, cioè è costituito da una proteina Cas che è capace di tagliare il DNA in maniera netta, precisa, con un taglio estremamente specifico, riconoscendo quindi una sequenza molto particolare che è quella del sistema CRISPR, e soprattutto è guidata sul sito di taglio da una molecola di RNA chiamata RNA guida. Queste sono le caratteristiche fondamentali che noi sfruttiamo a nostro vantaggio per poter indurre questa mutagenesi. Perché sia la proteina Cas che soprattutto le guide possono essere modificate, per cui noi possiamo dirigere le Cas nel punto esatto in cui si trova il gene che noi vogliamo mutare o la sequenza che vogliamo mutare. E se poi aggiungiamo uno stampo di DNA modificato a nostro piacere, avremo ovviamente la possibilità di essere molto precisi nell'indurre solo e precisamente la mutazione che vogliamo. Il sistema si è evoluto nel corso del tempo, sono state identificate varie proteine Cas, sono stati identificati anche sistemi che hanno permesso di migliorare, diciamo, questa procedura, per cui possiamo anche indurre delle mutazioni sitospecifiche di un singolo nucleotide, ma esattamente quello che vogliamo noi. Tutto questo comunque passa dalle strategie di coltura in vitro, perché diciamo l'editing avviene in questa fase, quindi sempre a livello del callo inseriamo la nostra proteina Cas e la nostra guida, e questa sarà in grado di indurre il taglio e la mutagenesi che vogliamo. E questo è uno dei punti forse più dolenti, diciamo, di questa tecnologia, che richiede, non è dolente nel senso che non è superabile oramai, le tecnologie abilitanti ce li abbiamo un po' per tutte le specie, ma ci sono comunque delle specie vegetali che sono un po' più difficili da rigenerare rispetto ad altre. Certo è che le potenzialità di queste tecnologie sono davvero davvero tante. E qui vi riporto alcuni esempi. Per esempio, in patata il genome editing è stato utilizzato per ottenere delle patate sono prive di amilosio. L'amilosio è una delle componenti dell'amido, che però viene separato normalmente attraverso processi industriali anche molto complessi e peraltro poco sostenibili. Questa stessa mutazione era stata indotta anche, non proprio la stessa mutazione, ma la mutazione nello stesso gene, era stata ottenuta anche mediante raggi X, però nel caso dei raggi X ci sono voluti più di 10 anni per arrivare alla commercializzazione di un ibrido, che peraltro non è proprio del tutto ottimale. Un altro esempio molto interessante, perché a volte è l'unica scelta, potremmo dire, per migliorarlo, è quella della resistenza all'oidio in frumento. Il gene per la resistenza, questo gene ML
DLO è stato in realtà identificato già nel 2004, però in orzo. E diciamo attraverso l'analisi del germoplasma sono stati identificati anche delle varianti, delle varietà appunto resistenti, ma solo in orzo, in frumento non erano state trovate. Bene, l'editing in questo caso è stata una scelta utilissima, perché appunto è stato possibile mutare ben 3 geni MLO nel frumento e ottenere un frumento con una resistenza duratura. E infine l'ultimo aspetto che voglio sottolineare è che, siccome questa mutagenesi è estremamente precisa e mirata, ci consente di agire solo su quello che vogliamo e di lasciare tutto il resto del genotipo inalterato. Significa che quella che otteniamo in questo caso è un clone della varietà di partenza, e questo è fondamentale per preservare l'identità varietale, soprattutto in un settore come quello agroalimentare, dove permettetemi di diciamo tirare un po' acqua al nostro mulino, il Made in Italy è molto importante, ed è quello peraltro che stiamo facendo con il progetto Biotech proprio. Quindi, in sintesi, questo è un overview di tutte le tecnologie che abbiamo visto oggi e dei vantaggi o svantaggi delle diverse tecnologie. Sicuramente, come abbiamo visto, le ultime tecnologie sono la frontiera del miglioramento genetico, ma questo non significa che tutto il resto viene o verrà tralasciato. È importante che tutte le tecnologie possano essere integrate in una nuova strategia di miglioramento genetico delle piante. E con questo ho concluso. Grazie, oh, grazie mille Maria Francesca. Spero di non essere stata troppo lunga. Non ho visto il tempo. No, va bene, questo è com'è, l'amore per la scienza, quindi va tutto bene. Allora, io cercherò di essere rapidissima, perché immagino che tutti avrete commissioni da fare, figli da sistemare, spesa e quant'altro. Quindi cercherò di andare immediatamente al sodo. Allora, dalla segreteria organizzativa mi chiedono di dirvi di accertarvi dell'invio delle liberatorie, il PDF dei vostri ragazzi. I maggiorenni possono firmare tranquillamente da soli, i minorenni chiaramente devono firmare, cioè per loro devono firmare i genitori. È importante che insieme alle liberatorie ci mandiate anche l'elenco degli alunni, perché noi dobbiamo, come dire, matchare le due cose e vedere che una cosa sia uguale all'altra, che i conti tornino. Altra cosa, la registrazione di oggi, che è tuttora in corso, verrà appena possibile distribuita, inviata online il link, così potete rivedere, girare magari anche ai colleghi che oggi non hanno avuto la possibilità di condividere con noi questo bel momento di formazione. Oltre alle slide, alle presentazioni che avete visto oggi, vi suggerisco, perché adesso in un certo senso la palla passa a voi, perché tutte queste meravigliose conoscenze voi le dovrete rendere non solo digeribili, ma anche appealing e affascinanti per i vostri ragazzi. E quindi qui scendete in campo voi, qui inizia la vostra sfida. E oltre al materiale, noi abbiamo un canale YouTube dove diciamo da qualche mese circa, proprio durante il lockdown, ci siamo inventati questo format giornalistico con dei video molto brevi e accattivanti di 3 minuti. Sia Luigi sia Teodoro con i loro ricercatori si sono cimentati, quindi voi li potete vedere, avere insieme ai vostri ragazzi e trarre spunto anche per approfondire e chiarire eventuali cose che non fossero andate bene. Allora, noi possiamo rilasciare un attestato di partecipazione, abbiamo qui 2 direttori di centro, quindi loro lo possono rilasciare tranquillamente. Chiaramente non ha un valore
formativo, nel senso che non siamo iscritti a nessuna piattaforma del MIUR, ma ha un valore, insomma, non so, scientifico, curriculare, insomma, se vi serve siamo a disposizione, questo era il senso. Luigi, io direi di cominciare a pensare, con l'aiuto dei nostri insegnanti che sono qui e quindi con la loro esperienza, cominciamo a pensare ad una data possibile di consegna dei video. Io direi intanto di fargli far Natale con tranquillità ai nostri professori, di fargli un attimo il fiato con queste feste e magari poi per la fine di gennaio, che dite professori, siete d'accordo per la Cristina, fine di gennaio? Cristina, sì. Scusa, c'è Antonia che ha chiesto di parlare. Ecco, Antonia non l'avevo buonasera. Vista, vai Antonia. Buonasera, buonasera. No, stavo, saluto tutti e ringrazio i ricercatori, gli intervenuti, mi associo a quello che hanno detto i colleghi. Perché è stato veramente interessante. Adesso saranno... Scusate, non solo Antonia, ma anche Massimiliano, che è collegato, Massimiliano Borgia del Festival Giornalismo Alimentare, Tiziana Briguglio, non so se ci sono altri delle nostre fate madrine delle scuole che ci hanno aiutato in questi mesi, perché noi siamo un po' di neofiti sui concorsi per la scuola e devo dire che sono grazie a loro che nonostante tutte queste difficoltà siamo riusciti ad arruolarvi con entusiasmo, quindi da parte nostra un grazie alla nostra fata madrina, a cui cedo immediatamente la parola. Prego Antonia. No, assolutamente, ti ringrazio, no, è stato un piacere. Però adesso, quello che in effetti avevi anticipato tu, un po' di indicazioni proprio pratiche per tutti i docenti, perché molti colleghi me le hanno chieste. Allora, innanzitutto definiamo la data, stavi dicendo fine gennaio. Per quello che riguarda le liberatorie, visto che noi non siamo in presenza, i ragazzi mi hanno mandato anche delle fotografie, si vede il tavolo di casa, cioè, ma è chiaro, e ovviamente non sono in PDF, insomma, le fotografie allora, non sono... Allora, PDF veniamoci incontro, non c'è problema, no. Mandateci quello che potete. Ecco, quello che abbiamo. Vista l'eccezionalità del momento. Certo, quindi qualcuno l'ha mandato in un unico file, qualcuno l'ha mandato su due file diversi. Non è un quindi... problema, l'importante è avere per un controllo, per una qualsiasi cosa, certo. Noi, almeno una pezza d'appoggio formalmente ce l'abbiamo. Certo, no, ma è quello che facciamo sempre, questo è per quello che riguarda le liberatorie. La data fine gennaio, poi mi dove andavo? La data fine video. Gennaio era interlocutoria, mi aspettavo da voi. Sì, posso parlare? No. Scusate, si potrebbe pensare magari fine febbraio, cioè rientriamo in presenza il 7 gennaio, tempo che i ragazzi capiscono quello che devono fare, che gli facciamo il corso di formazione, io non credo che loro in 20 giorni riescano a produrre il video. Ora, non so se questa è una mia sola osservazione, se sono sola io mi adatto alla maggioranza, però dargli un pochino più di tempo... Non sì, so. Che sono d'accordo. Anch'io sono d'accordo. È la fine del quadrimestre, quindi magari se noi possiamo dedicare un pochino più di tempo, diciamo alla fine di gennaio, per visionare questi lavori, perché comunque durante le verifiche di fine quadrimestre sarà difficile togliere ore di lezione ai colleghi, esatto. Ma anche no, ragazzi, il senso di questa conversazione era questo, volevamo interagire con Va voi bene. Avere un consiglio da parte vostra. Perfetto. Quindi da noi c'è la massima, siete voi a decidere, noi siamo cioè, da parte nostra la massima collaborazione. Fine febbraio. Quindi fine febbraio. D'accordo, fine febbraio può essere una buona data per tutti? Va bene. Allora, per fine febbraio adesso poi vi manderemo tutta la mail. Sì, con tutte poi un promemoria. E i video dovranno avere, fissiamo una durata di questi video? Ci sono, allora infatti adesso non me lo ricordavo. Con voi il regolamento che voi trovate sul sito. Ah sì sì. Eccolo, scusate, condivido un attimo il video così poi lo sistemiamo insieme. Un attimo, arrivo, eccolo qui. Fare, io sono in ufficio invece, ecco, lo vedete? Sì, si vede. Ale, vai, incredibile, che colpo di fortuna. Allora, per quanto riguarda i video, la durata c'è, e infatti ne approfitto. 30 secondi. Ma chi è che? Ma che bravi, avete studiato allora. Ne approfitto, visto che c'ho Luigi qui, che è il mio compagno di merenda in questa roba del concorso, lo leggiamo insieme così se avete domande sia io che Luigi siamo a disposizione. Allora, il punto è,
Ovviamente questi video sono di 90 secondi proprio perché dobbiamo permettere alle classi che saranno in sfida praticamente di, come dire, pensavamo a fare sfide di 3 classi, vero Luigi? Perché comunque i ragazzi più di 2 ore, 2 ore e mezzo non li tieni, anche se poi c'hanno la gara e c'hanno le sfide l'uno con l'altro. Però secondo me più di 2 ore, quindi insomma i 3 classi ci siamo. Che dici Luigi? Io, secondo me quello che è importante sono 2 cose. Il primo è che le persone, i ragazzi, si rendono conto, ad esempio noi poniamo di fronte alle domande, che cosa manca e che cosa c'è. Quindi cosa manca come miglioramento genetico e cosa c'è. Quindi è un modo di vedere la realtà di quello che mangio in modo critico. Non è semplicemente va bene, prendo quello che viene. È di porsi delle domande, noi gli chiediamo di porsi una domanda, cosa secondo te manca, cosa secondo te c'è. Secondo punto che è importante è il fatto che dopo confrontano la loro risposta in questi video con degli esperti, cioè parte del sottoscritto, gli altri esperti del settore, e dove ci sarà, come dire, un'interazione, l'opinione della persona che secondo che dice ma io vorrei una pianta fatta così perché e per come, e l'opinione di una persona che studia di mestiere questi aspetti e che può dirti è una fesseria oppure è giusto. Quindi l'idea è di sviluppare un approccio critico nei ragazzi. Per fare questo, diciamo che non so, penso che ogni video dura 3 minuti, poi ci vorrà almeno 10 minuti di discussione sul video, penso saranno il volo, quindi di fatto se esaminiamo 6 o 9 video in una volta, penso che ci vorranno 1 ora e mezza almeno. Poi è vero che molte cose saranno ripetute, non penso che poi uno sarà molto originale, cioè una volta penso che le tematiche potrebbero essere ripetute più volte. Però diciamo da un'ora, tra 1 e 2 ore, penso ci vorranno tutte per discutere 9 video. Ecco, quindi va bene sì. come discorso, quindi 3 classi in sfida a volta. Penso che sia la cosa più interessante, anche perché insomma gli adolescenti, l'attenzione degli adolescenti è merce rarissima, è molto preziosa, e quindi più di tanto non si può spingere. Quindi dicevamo, queste sono le domande proposte alle classi partecipanti, sono le domande su cui devono essere incentrati i 3 video. Mi raccomando, la durata di 90 secondi è essenziale, perché da un punto di vista comunicativo less is more, no? Più è breve il tempo, cioè i ragazzi, i video, ne sanno più di tutti noi messi insieme, questo è poco ma è sicuro, sono super smanettoni, super yeah. E la cosa interessante e divertente che dovete dire ai vostri ragazzi, ma eventualmente questo poi ve lo segnerò anche io nel promemoria, che saranno valutati, ma questo c'è scritto anche nel regolamento, con 2 criteri, il primo è la scientificità, per cui Luigi, Teodoro, Maria Francesca scenderanno in campo e valuteranno la correttezza scientifica di quanto riportato in questi video, e sarà anche utile da un punto di vista culturale più generale cercare di capire, come dire, cosa ne sanno oggi i nostri ragazzi, no? Si sente spesso sui media parlare della difficoltà della cultura scientifica in Italia, della difficoltà per i nostri ragazzi di formarsi un'informazione scientifica che sia autorevole, seria, attendibile. E questo, diciamo, giocando, no? Learning by playing, learning by doing, pedagogicamente parlando, può essere però invece uno strumento molto utile anche per noi per capire a che punto sta la formazione della loro coscienza critica e della loro cultura scientifica, come diceva prima anche Luigi. Ma saranno anche valutati, e questa è anche la cosa per rendergli il tutto più divertente, da un punto di vista comunicativo. Cioè i nostri ragazzi stanno tutto il tempo a guardare YouTube, TikTok, ChipChap e quant'altro, tutte le varie cose, i vari video che ci sono sui social. Quindi saranno valutati anche per la freschezza, il senso dell'umorismo, l'ironia, l'originalità delle formule di video che proporranno. Questo anche per stimolarli, diciamo, da un punto di vista comunicativo, di insegnare un duplice approccio critico. Sia a un discorso, diciamo, di comunicazione di informazione, e sia ad un discorso più stretto e più rigoroso di scienza. Avete altre domande? Scusate, io sono la professoressa Massimi. Una domanda, quindi ogni classe farà in totale, cioè dovrà presentare in totale 3 video? Sì. Sì, ok, esatto. Quindi i ragazzi possono fare anche video di gruppo, cioè unirsi, certo, in piccoli gruppi, lavorare. Certo. Okay.
Ok, certo, perfetto. Abbiamo pensato, questa formula è la formula più aperta possibile. Perfetto, ok. In tempi di Covid è perfetta, nel senso che lo possono fare in due a casa con la mascherina, lo possono fare da soli, lo possono fare in classe, lo possono fare in gruppo, insomma è una formula che è il più elastica possibile, che non prevede in nessun modo la presenza, così siamo anche affrontando facendo di terza ondata. Quindi insomma abbiamo cercato assolutamente di prevedere tutte le cose, di lasciare a voi e ai vostri ragazzi la massima libertà, perché se no non è un concorso e non una condanna, invece noi vogliamo che sia un gioco e che comunque sia divertente. Ok, grazie mille. Prego, altre domande? Ah, ma siamo stati super esaustivi, sono contentissima, fantastico. Adesso allora io... Stira, di quali ricchi premi ci saranno? Ah vabbè, ricchi premi, ci vuole far fa brutta figura. Ci vuoi far fare brutta figura? No, va bene. Allora, i ricchi premi, li puoi dire che ridere. No, i ricchi premi ci siamo, ovviamente, essendo noi classicamente la ricerca pubblica, quindi notoriamente sempre con le pezze, ma insomma voi come scuola, come gran parte delle scuole italiane, ci capite molto bene perché siete nelle nostre stesse condizioni. Allora, scusa, Luigi, ne approfitto, la bustina di semi. Gliela diamo o non gliela diamo a queste scuole? Allora, diciamo che per i ricchi premi che avevamo pensato ad avere un kit di semi che possono rappresentare l'evoluzione delle piante. Questo dipende dalle scuole, che hanno poi il tempo e la pazienza di far crescere, ad esempio, varietà antiche, moderne e antiche a confronto, e vedere come le piante sono cambiate nel corso degli anni. Uno può prendere un frumento di 100 anni fa, un frumento moderno, oppure probabilmente sono anche nei pomodori, sono casi molto emblematici. Il problema è che dovete organizzarvi, se decidete di prendere un frumento, dovete seminarlo in autunno e aspettare che fiorisca fino a giugno. Quindi dovete magari farlo per l'anno prossimo eventualmente. Quindi la prima idea è che se le classi volessero, basta anche scrivere una mail all'ufficio della Giannetti, poi me la gira, possiamo inviarvi un kit di registrazione, non so, di partecipazione, che potrebbe essere costituito da alcuni semi da seminare e poi giocate per un confronto delle piante. Un'altra cosa che abbiamo pensato era quella di offrire un tour virtuale in un laboratorio di ricerca, e questo potrebbe essere fatto come alla classe vincente. Cosa sia un tour virtuale? Abbiamo un po' di discussione con la Cristina, non è che ci chiarissimo neanche noi. La prima cosa potrebbe essere, non lo so, banalmente una diretta WhatsApp, visto che non ci sarà la possibilità di venire, oppure se le situazioni migliorassero, ad esempio anche una visita guidata vera e propria in un laboratorio vicino alla vostra sede. Però quantomeno una visita virtuale su un video, una videovisita, penso si possa fare senza problemi. Questo poi dipende dalla classe vincente come organizza la cosa. Vedi che i nostri professori ci scrivono, i ragazzi sono già super connessi, questi sono avantissimo, capito? Silvia ha alzato la mano. Silvia, prego. Eccomi, buonasera. Ciao Silvia, dici tutto. Allora, io avrei una proposta che ho già fatto a un vostro collega quando sono venuta in visita con la scuola. Ho fatto a diversi professori universitari e io ci riprovo perché mi interesserebbe tanto. A me piacerebbe saper fare una tecnica tipo una micropropagazione, una tecnica con un seme semplice, un gene semplice, da poter sviluppare in laboratorio. Ora non voglio rubare il lavoro a nessuno, quindi... questo anche perché io partecipo al progetto Amgen con le biotecnologie e quindi noi facciamo delle attività con gli strumenti, con la tecnologia del DNA ricombinante, con geni non specifici delle piante, quindi mi piacerebbe poter imparare. Avete già un mini laboratorio nella scuola? Sì, sì, noi ce l'abbiamo molto attrezzato. Io ho fatto richiesta, cioè vorrei fare richiesta al dirigente per acquistare c'è anche una collega con me che partecipa a questo corso, e vorremmo fare una richiesta per acquistare PCR, elettroforesi, però il problema è che io ho visto che poi dovrei comprare i kit, è troppo difficile per me
fare una procedura base, mi capisce? Io vorrei insegnare loro le tecniche base, quindi magari avere un protocollo. Una volta avevo incontrato una professoressa che mi aveva detto la stessa cosa, erano diciamo 10-15 anni fa, con lei venne tipo un paio di settimane nel nostro laboratorio, si imparò un kit base, poi riuscì a convincere il suo dirigente e farsi comprare un mini kit da laboratorio e cominciava a fare amplificazione del DNA. Semplicemente aveva una cella, aveva comprato un kit di estrazione del DNA che è molto, diciamo, sbrigativo, aveva una cella elettroforetica, una piccola PCR di quelle da basso costo, e riusciva ad amplificare con un piccolo investimento di reagenti che poi penso ha usato per tanti anni. Ma questo è tecnicamente possibile. Penso che quello che serva sia un insegnante che passi una settimana in un laboratorio. E questo è difficile, diciamo, da trasmettere via un webinar o così. Uno deve proprio vedere e farlo di persona. Farlo proprio. Sì, diciamo che quello lì si può fare. Io l'ho visto fare da questa insegnante quando ero direttore a Foggia. Lei venne, era ancora nel 2010, così tanti anni fa, venne una settimana d'estate personalmente e imparò quanto bastava per poter fare un minimo di esercitazione di biologia ai suoi studenti. Ah, bene, allora... Ma penso passi tramite una formazione vostra, prima di tutto. Ok, va bene, grazie. Bene, direi che se non ci sono altre domande, tanto vi arriverà tutto via mail. Non so se Maria Francesca e Teodoro pure volevano dire qualche cosa o se siamo a posto così. No, basta, abbiamo tutti finito. Ricreazione, campanellina, ricreazione, finita la lezione. Grazie, grazie molto per essere stati con noi. Beh, benvenuti a bordo del Biotech Contest. Grazie, bene, grazie. Grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie. Grazie allora. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera.